cominciare quello che facciamo degli orari, c'è sicuramente un punto. Allora, io vi devo dire questo all'inizio. Mi sono preso una bella, io una sera ho detto, ma faccio il Floris o l'esamini della situazione. E ne sono pentito amaramente, naturalmente, perché qui, poco alla volta, scherzando, si sono accumulati dei giornalisti importantissimi, un chirurgo importantissimo, un collega importantissimo, il presidente del Montessori, quindi io rischio di fare una figura terrificante, voglio dire, perché non sono né Giannini, non sono né Floris, non sono giovani come loro, non sono preparati come loro. Quindi abbiamo pietà di me, una compassione, pietà cristiana, una compassione buddista, sappiate che se mai vi ripago, poi mettendovi in buca su cose molto tecniche di medicina, quindi facciamo una cosa da ripare. Allora, il Montessori, scusate, io bisogna che abbia a mano il PC. Qual è il nostro problema? Che voi usciate da qui facendo le orfanelle tutte le sere o tutti i giorni, non credo che sia quello di un problema. Il problema è che ci raccontiamo se si può stare meglio, se si può mangiare meglio, che cosa c'entra la bicicletta in questa roba. Naturalmente bisogna fare, come sempre in questi casi, ringraziamenti di salute, alcune sono delle istituzioni fondamentali della nostra città, sono il Colonia Servizio Sanitario Nazionale, sono un'area che riunisce i giornalisti del settore agroalimentare, sito del food, questo marchio importantissimo di Bologna, Mani per l'agricoltura, Sapori della Terra che ci ha dato una mano via Polina di Spagna, il Centro Natura, Piprel Mountain Bike, che è una sezione nostra di Porretta, e poi mi ho dimenticato uno, Spicchi Ricco di Via Galia. Ovviamente ringraziamo anche i cosiddetti media partner che, come vedete, sono assolutamente differenziati, andiamo da Radio Città del Capo al resto del Carlino, insomma mondi credo abbastanza diversi, però evidentemente le cose di cui vogliamo parlare stasera sono temi ormai che interessano un pochino tutti. Ovviamente FIAM, che è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, la più importante associazione che riunisce che si interessa di bicicletta. Devo dire ancora una cosa, che chi si ricorda di calcio, di quello che per il programma di grande Bologna, ricorda che c'era una triangolazione che era quasi perfetta. Per anni, che forse ancora lo vedete in giro, singolare, scendeva sulla fascia destra, andava la palla lì, se la riprendeva, la ridava lì, che molto spesso tirava un missile nel set e ci prendeva. Ecco, quindi la triangolazione si fa in genere fra due giocatori, anche se poi appunto diventa un triangolo. Bici e cibo possono essere una triangolazione che può essere perfetta. Tutte e due, adesso i sociologi naturalmente usano questi inglesismi, mega trend importantissimi, sono tendenze molto importanti che riguardano la vita delle persone, riguardano naturalmente il mercato, riguardano l'indotto economico, che c'è, ma sostanzialmente riguardano la vita delle persone. A Bologna... Ti giri? Riguardano la salute delle persone. Qual è la salute delle persone? È quella di questa signora che occhieggia, secondo me un po' furbescamente, alla mela, di questo signore palestrato, di questi
due signori non giovanissimi che però danno l'idea di stare contenti su una spiaggia, o dei mitici umareri che sono lì che stanno guardando il punto e colloquiano tra di loro. Non lo so, potrebbe essere che la salute buona sia questa, perché se è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno stato di assenza completa di malattia, adesso se ne fanno delle revisioni, perché accanto all'assenza di malattia può essere che uno abbia anche un po' di malattia, ma che soprattutto debba avere aspetti relazionali, quindi può darsi che alla fine ci prendano di un marello. Naturalmente parliamo di malattie, ci sta dentro il ragù, dove ci sta dentro il mangiare vegetariano, ci sta dentro lo zampone, ci stanno dentro le mele, ovviamente le biciclette che vanno da una simpatica e vecchia bicicletta a una bicicletta molto bella, si chiama Specialized Bang, una bicicletta che so io tra le innumerevoli che ho, però insomma l'ha detto. Noi siamo molte sole, Bike Group, insomma, che è un nome che ha una sua sostanza, santo cielo, perché dire Montesole vuol dire parlare di qualcosa che è successo tra la fine di settembre, i primi giorni di ottobre del 1944, e quindi parlare di una memoria che per noi ha un valore, come dire, identitario, ecco, che ha poche declinazioni. Probabilmente ci prendiamo perché forse è vero che il nostro recente Presidente della Repubblica ha aperto un po' la sua stagione andando a salutare i disgraziati che c'erano alle forze armate. Vorrei fumare subito il campo da una cosa: siamo sicuramente un gruppo di persone assolutamente politicizzate, nel senso di governatori della polis. Tra di noi ci sono persone che si interessano di paracarri, che si interessano di strisce nelle strade, che si interessano del foglio. Naturalmente ognuno ha declinazioni personali diverse, di tipo ideologico, però credo che eventi come quello di Montesole appartengono a eventi che hanno poche declinazioni. Siamo quasi al trentesimo anno di vita, ci interessiamo di biciclette, di ambiente, parliamo di ambiente ferito da molti anni, vedete positive, ci interessiamo di gare geografiche, di territorio, siamo esploratori del territorio che ci circonda. Ovviamente in queste diapositive non può mancare Oriano Garanti. Oriano Garanti è una delle figure, io credo, storiche, fondamentali dentro il cicloespansionismo italiano, uno di quelli che l'ha inventato, uno di quelli che ha cominciato ad andare su per un sentiero, ad aprire un cancello, a fare un pezzo di strada, poi scrivere nella guida che se vai un pochino avanti la strada finisce, che non metti le informazioni a un gatto per dove devi andare, insomma, ha inventato qualcosa di veramente importante a livello italiano, sull'onda dello sviluppo che ci fu poi in certi anni della mountain bike, ma con meglio mountain bike, non mountain bike. Le ultime cose, poi passo la parola, devo presentare anche chi siamo, intanto siamo a casa di Don Francesco Pieri, che ha una raccolta di ricette bolognesi che sono di là, che è interessato le può comprare. Siamo a San Sigismondo, che non è proprio una cosa da poco, perché San Sigismondo, almeno per me, è un ricordo molto importante di un signore che si chiamava Don Piero, che apparteneva alla categoria dei preti e rompicoglioni. Ecco, mi perdonate delle interiezioni anche un po' così, sono un pochino intense. Io ho una particolare predilezione, sono per i preti e rompicoglioni, uno che in anni molto lontani parlava di qualcosa che ci riguarda, parlava di Africa e parlava di fame. E ne parlava in maniera molto disinibita, che quando è morto una delle massime che ci sono, che ha voluto per sé, è questa frase di questo signore, Jacques Sueca, probabilmente ho cercato su internet perché non avevo idea di chi fosse,
che metteva bene in evidenza il rapporto non tra una scienza asettica, ma una scienza che ha a che fare con l'uomo. Il resto del Carlino, quando se n'è andato, diceva così: al suo funerale c'erano baroni e baroni, e credo di pensare chi preferisse. Allora, io vi devo presentare chi c'è stasera, dando sul liscio, presentando Riccardo Cinque, che è il presidente del Montesole by Group, come si può dire? Un elegante e fine e assertivo signore, che alla mattina voglia di alzarsi, di tornarsi alle 8:15 all'Arco Regio con un freddo bestia e andare a portare in giro i bambini delle scuole. E credo che queste siano le cose che mi ha insegnato e che siano molto importanti. C'è Francesco Casimiri, che è un collega col quale credo di aver condiviso non si sa quanti problemi, guai, ansie, dubbi, certezze in quello che è un dipartimento di emergenza come quello dell'ospedale Maggiore, dove Casimiri vede le sfighe di cui vi parlerò, e lui nell'attuazione. E con noi è che comincia a giocare fuori caso, poche miserie, perché l'altro sono pesanti, con noi Claudio Santini, che è un importantissimo giornalista italiano, che fa parte, come dire, della, sì, non devo raccontare le cose che dico appartengono alla spontaneità di questa serata, che vuole essere molto informale, che ha una storia giornalistica importantissima, a Bologna in particolare, ci racconterà e questo è veramente una curiosità, cose che riguardano la storia della bici della nostra città, ed è un ciclista tosto, questo aggiunge naturalmente, insomma, non ce ne so, ho notizie perché io come voi mi sono informato di nascosto, e so che è un ciclista tosto. Roberto Dall'Antani gioca un pochino meglio, perché ho l'occasione di averlo conosciuto, e cosa vi posso dire? Lo dicevamo prima, fantasista, intanto è una persona che non so, credo che sappia tutto quello che si deve sapere sul cibo da ogni punto di vista, e poi di un'eclettica straordinaria, che dal cibo si entra nell'arte, e si entra, e credo che sia questo, per esempio, nella Prima Guerra Mondiale, di cui lui è un cultore. Vi segnalo subito, e chi non viene sarà ritrovato e subirà le conseguenze, per 1 febbraio andremo in bicicletta a questa mostra interessantissima che lui organizza, Parole di guerra, oggetti di pace, che è una riflessione civile sulla Prima Guerra Mondiale. Mi dovete permettere un'incursione personale. Io della Prima Guerra Mondiale sono un figlio. Io ho 63 anni, dovrei essere un nipote, come recitando Cazzullo nel suo libro La guerra dei nostri nonni. Però il mio babbo, che era un medico, che aveva avuto una vita complessa, travagliata, piena di guai, a 60 anni ha pensato bene di risposarsi e di avere un figlio, che è ovvio. E quindi sono un figlio della Prima Guerra Mondiale, un sottotenente medico, Cesare Patrizi, appartenente anche lui alla razza dei rompicoglioni, perché lui aveva il brutto vizio che quando era finito uno scontro, queste stanze con Fabiano Peranti, ci siamo andati in quei luoghi, nomi che nella mia infanzia si ripetevano molto spesso, aveva il vizio di dire: ma guardate che noi bisogna che facciamo delle ricognizioni e che curiamo anche gli austriaci, anche i feriti da... ma guarda che bisogna lasciare morire quelli lì, io faccio il medico, cioè se uno è morto, se no bisogna curarlo. E alla fine è stato un punto di medaglia questa roba qua. E tutti i giorni, qui finisce la mia incursione personale, a casa mia c'è un grandissimo epistolario di lettere del suo babbo, che si chiamava Patrizio come me, che iniziava con carissimo Cesarini, andiamo molto perché sennò mi emoziono davvero. Andrea Buono,
giovane giornalista, una persona che hanno alcuni anni, cui cosa posso dire? Ho imparato ogni bene, perché è un giornalista che si occupa di moda, uno dice che cosa fa il servizio sulla moda per capire se uno è un fighetto, no, lui si va a infilare negli aspetti contraddittori della moda, negli aspetti cosa c'è dietro a un prodotto, come viene fatto male, si occupa di cibo, si occupa di ciclismo, è un ciclista, e me ne ha detto una che spero che poi anche dopo, che per esempio lui tablone corretto volerebbe la ferrovia, ci faremo un bel ciclabile, una proposta forte, come dire, abbastanza intesa. E qui gioco in casa, scusate, sono quasi alla fine, abbiate pazienza. Gioco in casa perché parlo di Francesco Capizzi. Allora, Francesco Capizzi è stato il mio professore di chirurgia. In questi casi in genere si dice il maestro, in genere quando si dice il maestro è una ruffianata di bassa lega che dicono gli associati che vanno diventare professori ordinari. Adesso non abbiamo più questo tipo di rapporto. Cosa si deve dire di Francesco Capizzi? Siciliano, la sua storia chirurgica qual è? È una storia dove ci sono questi nomi, che forse a chi non è chirurga, chi non è medico, possono essere abbastanza non noti, ma sono i nomi della Mayo Clinic a Rochester, sono i nomi della Harvard University a Boston, sono i nomi dell'ospedale Sant'Antoine, Gustavo Cini di Parigi, sono i nomi dell'ospedale di Chicago, sono i nomi di Montpellier e tutto quello che non è successo in Italia. Francesco Capizzi è un chirurgo molto importante perché è stato un uomo che c'è stato al momento giusto quando si dovevano fare cose difficili, uno dei primi. Certamente a Bologna, neanche in Italia, ha iniziato la chirurgia laparoscopica all'inizio degli anni 90, ha iniziato tutta la chirurgia laparoscopica, non solo una parte della chirurgia laparoscopica, ha inventato un termine, la chirurgia gentile, su cui avrebbe dovuto mettere il copyright e avrebbe fatto molti soldi, perché è stato poi usato in giro, non solo in Italia, ma nel mondo. Solo che Francesco è un chirurgo che ha fatto un 30.000 interventi, 20.000 interventi di chirurgia aperta e un quasi 10.000 interventi di chirurgia laparoscopica, in pienissima utilità, si spara 300-350 interventi all'anno. E poi c'è anche sta roba che una mattina ti svegli e ti mandano inviti per un libro da parte del primo violino, in cui io l'ho detto prima, lui sta diventando un comandiere, sarete per un po' romanza, in qualche modo l'interazione tra questo signore che è Pietro, l'inventore della gastrosezione, che ha qualche anno quella roba, che uno c'ha un taglio in mezzo alla pancia e uno gli diceva ma che cosa ha fatto? Ah, io ho fatto la stang a Malpere Cabeccio, chirurgo di una certa tradizione di Bologna, no? E io ho fatto la stampa, quindi chirurgo importantissimo e chirurgo studiosissimo, perché accanto a fare il chirurgo ho pensato di essere per esempio amico di Brahms, di Wagner, di Clara Schumann, e lui ci ha tirato fuori un libro studiosissimo. Io mi sono permesso di aggiungere due cose, una che c'entra con noi, perché viene citata una cioccolateria, Sprundling, penso, non so se la pronuncia sia esatta, viene citato un primo violino, e questo è Rainer Kückler, spero di dirlo bene, che è una spada storica dei Wiener Philharmoniker, e poi ci ho aggiunto una mia passione personale, che è questo simpatico uomo che si chiama Carlo Schneider, che di Hans ha dato una delle interpretazioni più importanti, uno oggi dice spesso la quarta di Kleider. E Hans è finito, no, c'è Pinassiotto che è una figura interessantissima, perché è un'antropologa, una che viene dal dance, che si infila in quello che i medici tradizionali chiamano il mondo
alternativo e addirittura si interessa di dieta vegetariana. Io non sapevo che esistesse. E mi ha detto, in italiano non si dice vegan, né vegetariano. E io le ho detto cosa le voglio chiedere, ma se uno mangia carote, mangia seno, non si va con uno di là. E poi ci sono io, insomma, sento la donna per cosa di mente, io faccio un mestiere, ciclo chirurgo, ho fatto il chirurgo per 40 anni, poi mi sono ritenuto pago, mi sono direi invasato abbastanza maniacalmente di biciclette, una di queste, che ho detto io la cosa blindata in cantina perché non me ne rubino, in tutti i suoi aspetti. Questo è il passo Gardena, che non è uno dei più tosti, non so perché io lo trovo particolarmente cattivo. Ecco, l'ultima cosa che vi devo dire prima di dare la parola agli altri è questa, che nessuno di voi è qui se non si scrive a Monte Solo. Abbiamo chiuso le porte, sono 20 euro che ho sottolineato il RIF. Corrispondono a 20 concoloni. 20 concoloni sono 20 schifezze, naturalmente se uno la dice più fine deve dire junk food, però si può dire anche schifo food, voglio dire, perché ci sono dei punti di calorie, ci sono i grassi, quelli non belli, c'è il colesterolo che a certi dosaggi non va bene, quindi fate un po' come volete, ma se volete andare a casa fate le porte via nella Renata, siate benedetti, ciclisti o non, che siate, che vedete in Gavoglio, fate questa roba. Basta, io mi fermo e dopo però vi dovrete io dovrò recitare la parte di chi parla delle sfide del binomio cibo attività fisica. Il mio collega Casimiri vi rallegherà un pochino perché vi dirà che c'è rimedio e la bicicletta è un rimedio non importante. Io direi che adesso ci dice qualcosa di Fabio Cinti, che è il nostro. Diciamo che non è certamente il piatto più forte, il piatto più interessante, diciamo che uno dei piatti più interessanti l'abbiamo già consumato. E io cercherò di fare un intervento che illustrerà un attimo il programma, però penso che ciò che interessa di più i partecipanti, che comunque ringrazio così numerosi nonostante la giornata, la serata inclemente, penso che comunque l'interesse sia più da orientare sugli altri interventi. Ecco, il programma del Montesole, io anche se non spetterà a me giudicarlo, però penso di avere il diritto di esprimere il mio parere, lo trovo un programma interessante, molto articolato e soprattutto, e questa è la cosa che fa più piacere a Montesole, molto partecipato, perché è un programma che è stato concretizzato dalla partecipazione di diversi nostri amici e associati. Ecco, li abbiamo chiamati capo gitta perché sono 15, per cui un bel gruppetto, non ve li sto a leggere perché lì sono ben evidenziati.
li chiamiamo capi GIL perché non vogliamo entrare in conflitto con chi si sente ufficialmente guida e ha bisogno di essere regolarizzato, per cui noi nel nostro interno li chiamiamo guida, ma ufficialmente sono capi GIL. Ed è un bel gruppetto, prego. Sì, se lo merito, perché così sono due, il vostro e quello che già vi ho fatto io. Poi è anche positivo perché comunque hanno seguito quello che è la filosofia del nostro gruppo nell'organizzare queste uscite, questi percorsi, che è un po' la filosofia che ci ha, diciamo così, a noi, che è un po' da meno anni che facciamo parte del Montesole, che ci ha insegnato, e sono contento che Patrizio l'abbia già citato, che quello che noi riteniamo il nostro maestro, che è Oriano Caranti, che ci ha insegnato che andare in bicicletta si devono ovviamente usare le gambe perché fa bene al fisico, però è necessario anche usare la testa perché anche quello è uno strumento che fa molto bene anche usare la testa. In che senso usare la testa? Usare la testa nel cercare di andare alla conoscenza dei territori, conoscere che cos'è successo sui territori e qual è la storia di questi territori. E non a caso prima citava Patrizio un po' qual è l'origine del nostro nome, appunto Montesole, perché noi vogliamo che la memoria, la storia sia sempre presente delle nostre attività, anche perché comunque è la radice su cui si basa, si fonda il vivere dei nostri giorni. Ed è anche un po' con orgoglio che dico questo, perché Montesole, a proposito di memoria, ha unito dal punto di vista ciclistico, perché ha percorso questi itinerari, Sant'Anna di Stazzema a Montesole e da Montesole fino a Berlino, ovviamente in diversi anni, però è un percorso della memoria che ci riporta a quello che è l'Europa di oggi, che comunque è un'Europa che sarà piena di difetti e di limiti, però che ha un pregio che sconfigge tutti i difetti e i limiti, che è quello che ci permette di aver ormai superato i 70 anni senza conoscere una guerra, cosa che l'Europa prima non aveva mai conosciuto. E infatti il programma quest'anno sono circa oltre 80 pedalate che faremo di difficoltà variabili, perché il nostro gruppo è un po' eterogeneo. Ci sono ciclisti di pianura, ci sono, come dicevo prima, ciclisti già con i capelli bianchi, per cui un po' attempati, ma non è detto che perché abbia i capelli bianchi siano meno bravi, meno forti dei giovani, e anche montani con un po' più di difficoltà. Ecco, dicevo prima che comunque la filosofia nostra è quella di unire alle gambe la testa, e quest'anno abbiamo voluto dedicare anche le nostre uscite anche al palato, al cibo, che poi in modo particolare il tema della serata. Ecco, perché comunque il cibo è un,
è la cosa che ci tocca quotidianamente, volenti o nolenti, probabilmente più volenti che nolenti ci tocca di decidere tutti i giorni. Per cui andare alla ricerca anche del buon cibo, della sua storia, della storia dei cibi, e da dove sui territori dove questi vengono prodotti, abbiamo ritenuto essere una cosa da aggiungere al nostro programma. E come vedete l'abbiamo chiamato CBICI, che potrebbe anche essere BCIBI, però insomma sta a significare che è la ricerca del cibo. Poi ne sono 13 uscite, 10 che sono dedicate alla natura, per cui a visitare il paesaggio, 16 uscite che interessano problemi legati alla storia, 5 all'arte e 12 eventi di altro tipo. Ecco, io ho chiamato sui territori delle eccellenze dei palati, le possiamo leggere velocemente. Ecco, faremo un'uscita a visitare il Museo della Salumeria e la Cettaia Martini nei pressi di Modena. Faremo una tappa a visitare e ad assaggiare un tipo di alimento che molto probabilmente chi mi seguirà non riterrà essere molto appropriato ai ciclisti, ed è la Coppa Ferrarese là della Salama da Sugo. Un sito in online tra cibo e vino dell'Oltre Po Pavese. Ecco, forse il parmigiano reggiano è già più consigliato, percorrendo la linea gotica Castelluccio di Montese tra storia e cibo, il formaggio di Fossa di Sogliano sul Rubicone, Castello di Torrechiara, Culatello, Strovino e Prosciutto di Parma, il grano, la farina, il pane, la Valle dei Mulini fino a Monti d'Oro. Ancora le latte di una volta, le mucche di Monzuno, aziende agricole dove la cinta senese è di casa, parco dei bacini di Suviana e del Basimone. Ecco, quando io ho visto questa proposta mi sono incuriosito, dico ma la cinta ed è un animale che può dare anche del buon cibo, mi chiedevo che cos'era, ho imparato da Montesole che cos'è la cinta. Sarò un ignorante, però l'ho imparato tardi. Ecco, Borgo Val di Taro, Sua Maestà il Porcino, Castel del Rio, la Sagra del Marrone, Festa di San Martino di Camugnano, le Langhe Bolognesi, anche se sono un po' più modeste di quelle originali, e le aziende della Val Samoggia, Dolci Colline, Dolci Calci sul percorso della Gran Fondo di Mountain Bike sotto il Soave di Verona. Passando invece alle pedalate nella storia, ovviamente vi cito anche le uscite che sono già state fatte, perché comunque noi non dormiamo, noi siamo partiti dal primo dell'anno già con una pedalata, per cui ad oggi ne abbiamo già fatte. Infatti Monte Granaro, Monte Umbraro l'abbiamo già percorsa, la Repubblica di Monte Fiorino purtroppo l'abbiamo dovuta rinviare, ma sarà senza dubbio nel nostro programma. Ma Marano di Castenaso, che l'ha già citato Patrizio prima, cioè dalla guerra alla pace e l'utilizzo civile degli strumenti di guerra, da Maradi alla valle del Rio Rovigo, il comando della 36esima Garibaldi alle spalle della linea gotica sull'Appennino tosco-emiliano, la battaglia di Cadiguzzo in omaggio di Gianni Palmieri, medaglia d'oro della resistenza a Castel del Rio, il fiume Brenta da Vergine a Bassano, Castelfranco Bassano da Grappa a Padova, le mura, la Grappa e il Santo, Mantova, Ferrara, città d'acqua, capitale del Rinascimento. Ancora riferito alla storia della memoria, a Montedeglio da Olivetto, consorsa biologica dove ha operato un padre sconto, Giuseppe Dossetti, Mantova, Ferrara, città d'acqua, capitale del Rinascimento,
forse l'ho ripetuta. Non ci andiamo due volte perché comunque un giro molto lungo. Da Roghereto a Verona con visita al Castello di Avio, da Bolzano al Brennero, al Passo Resia, l'inaugurazione della più importante arteria ciclabile d'Europa, da Montesolo al cimitero tedesco del Passo della Frutta, Malalbergo verso i Tortelloni, l'Ortica, Monte Bibele, Monte Renzio, una fortezza grande come un parco, mestre tra i parchi delle fortezze. Ecco, pedalare, chiamato pedalare nella natura, la collina occidentale, comunque le colline della parte ovest della città, che è un'uscita già fatta, la campagna di Minervio, anche questa fatta, la pianura bolognese, Calcare, il torrente Samoggia, l'oasi di Campotto con visita al Museo della Bonifica, tra terra e mare, la tradizionale Gabicce Pesaro, i parchi del Mincio, la vena del gesso romagnolo, la Risighella Riolo Terme, alla foce dell'Adige, che è notato negli altri, anche questo insomma così coniughiamo Bice Nuovo, che sono i coniughi sport che fanno meglio la salute. Le salse di Mirano, Modena e la Bologna Modena. Mentre l'arte sarà un tour di Firenze in bici che l'avevamo in programma domenica, ma purtroppo a causa della sciopero dei treni siamo costretti a rimandarla, ma solamente a rinviarla, non soppressa, la rifaremo. Due gioielli della Bassa, teatro comunale, pinacoteca di Piede di Cento, verso la grande arte a Vicenza, lungo il Bacchiglione, la sera e i notturni dagli Egizi al Novecento, dalla biblioteca malatestiana alla Basilica di Santa Polinare in classe e Monsemice Montagnano. Ecco, in più abbiamo due iniziative degli amici della FIAB dell'Alto Reno che saranno due incontri di scuola di mountain bike, una per ragazzi e una per adulti. Adesso non so chi dei due sarà, forse l'adulto è quello di sinistra, ma non mi sento molto in un'operazione del genere. Bene, poi ci sono due iniziative della FIAB, una è dedicata alla ferrovia dimenticata Bologna-Verona, che è un tema nel quale noi teniamo molto e cerchiamo di essere sempre pungolare le autorità, anche se finora non è che siamo riusciti a smuovere molto il problema, perché comunque sarebbe quel pezzo di ciclabile che unirebbe il Brennero a Bologna. Poi Bimbi in bici, che è una tradizionale manifestazione della FIAB che quest'anno faremo assieme al Bike Pride, e finendo la pedalata cittadina con uno spettacolo teatrale finale della compagnia Arte in Parte, di cui presenti ci sono tre attori che fanno parte di questa compagnia. Ecco, poi facciamo pedalate cittadine, la storia delle porte di Bologna, Anticheria d'Acqua, il canale di Bologna, Alma Mater Studiorum e Alma Mater Magnorum. Qui ho scritto in latino l'asse senza dubbio desiderare, ma il significato si coglie al volo, e sono le osterie di Bologna, e poi Bologna Rock, dalle cantine all'asfalto. Ecco, poi un invito che comunque facciamo ai nostri amici è quello della partecipazione delle nostre sere d'estate con le tradizionali serate del mercoledì di gelate ciclabili. Poi ricordiamo anche quello che Montesole, quando in festa, presumo per esempio quest'anno abbiamo fatto come ormai nostra tradizione, il Capodanno in bicicletta, ci troviamo alle 8:30, 9:00 massimo in Piazza Maggiore, poi facciamo un giro, l'abbiamo fatto anche quest'anno. Festa di primavera in Cozzeria, la festa annuale del nostro gruppo e gli auguri di Natale. Ecco, poi volevo un attimo rendere noto, anche se
sul nostro sito già evidenziato, l'iniziativa nostra che si chiama Chiedilo a Luke. Luke sta nel nostro amico e socio Luciano, che ormai conosce forse meglio le piste ciclabili e non di Bologna, forse meglio delle sue tasche. E allora questo Chiedilo a Luke è appunto un servizio che noi offriamo gratuitamente a chi lo richiede, un percorso ciclabile per collegare due luoghi della città di Bologna. Basta collegarsi al nostro sito per trovare le modalità per accedere al servizio. Ecco, io rubo un altro minuto prima di lasciare la parola nuovamente a Patrizio. Cioè, colgo l'occasione perché prima abbiamo ricordato Oriana Caranti. Io vorrei fare gli auguri alla moglie stasera, che compie gli anni. Aggiungendo una cosa, perché io da quando la conosco l'ho sempre citata come esempio di qual è la leggerezza e la contentezza che si andare in bicicletta. Io ricordo una sera in Germania, dopo aver fatto 110 o 120 chilometri di sali e scendi in mezzo ai boschi sterrati, la metà della giornata fatta sotto l'acqua, un'acqua battente. Siamo arrivati in albergo alle 9:30 di sera, che era già buio perché ci eravamo persi in mezzo a un bosco, e a cena vado dalla Franca, che era la più anziana, la più anziana del gruppo, e ho chiesto: Franca, come va? Lei è sorridente come il sole, anche se quella giornata di sole ne abbiamo visto poco. Ha detto: benissimo. Bisogna pur parlare anche di guai, perché la serata vuole essere conviviale ma seria. Allora, questa è un'ouverture, per essere in tema con Capizzi, se si poteva scegliere di mettere una diapositiva con un'ouverture tragica di Brahms, però sono Santa Madonna, non esageriamo. E allora invece io ho pensato di mettere in questa diapositiva un 7 dicembre dell'87, dove un 46enne Riccardo Muti torna ancora Capizzi con un gesto scultoreo, come gli è tipico, fa partire l'orchestra della Scala e il primo violino Franco Fantini, figura storica, l'ouverture del Don Giovanni, ouverture credo notoriamente di una storia assolutamente inquieta, che ha a che fare comunque con un paese immaginario che appartiene un pochino a tutti noi, il paese della cucana, dove si dorme, si beve e si mangia. Questo è un quadro di Bruegel il Vecchio, 1568, sono giù di una importanza, ed è il paese della cucana, il paese di Bengodi, è forse il paese dei balocchi, chi è di noi che non ce l'ha in me, dove si beve, Madonna Santa, guardate la merda, che garita che già beve, insomma, versante, sembra un pochino più composto. Si mangia, è una roba da paura, Barack Obama sembra che
stia assassinando un pollo alle mani, non so cosa dire, insomma francamente un pochino più di stile mi sembra che ce l'abbia rete, lo mangia una banana, mangia la banana che va bene, amici in festa. E questa si donne è innominabile perché accanto poi ecco c'è anche mi fa Padova Schioppa che insomma non c'è neanche più, accanto a Coronetta che insomma di meraviglia anche abbastanza poco, è clamoroso sto signore qua, insomma che non so chi sia, che addirittura si stradaga, non è che abbia il cuscino e che dorme in Parlamento. E allora nasce la triangolazione maledetta, quella dove due triangolano, Jair e Mazzola, sono soli davanti al Capuro, che naturalmente lo guida a Negri, e Malapala va alle stelle. Mi sono permesso di fare una citazione leggendaria, perché alle stelle era di Nando Martellini, che in una partita ha messo questa cosa assolutamente male. Entra Nero e suo pavone la situazione di ornitologica. Cose insomma inquietanti, cibo che fa sognare, ce ne dovevo per ogni palato, insomma, vedete questo signore con un aspetto abbastanza inquieto. E subito gli ho posto qualcosa che ha detto forse una persona che è una delle testoline più belle che ha espresso la nostra Italia dal dopoguerra, ed è per Paolo Pasolini. Io naturalmente non so leggere il dialetto friulano. Però l'opposizione può essere che in un giro che fa in bicicletta sulle Dolomiti parla di luoghi, di un incanto senza prezzo, e questo è una cosa molto importante. Questo è un po' di questo schifo food, la carne plasticata, plastificata, il cibo industriale, che però bisognerà parlarne più a fondo perché è facile dire che sono tutte schifette, però credo che è una buona contributo ce l'abbia dato, e arriviamo che però questi Bengodi, Cuccagni e Balocchi provano un mucchio di guai, nonostante le corna di questi due simpatici amici che insomma adesso, permettetemi di dire, Berlusconi ha una tradizione straordinaria fatta di corna, però insomma anche Prodi insomma c'è un bel gesto, arriviamo a questo che c'è un 5% di italiani diabetici, c'è un 33% di ipertesi, ci sono 120.000 infarti, 25% muoiono prima di arrivare in ospedale, ci sono 200.000 ictus, c'è una quantità enorme di chiamo esiti, di invalidanti gravi permanenti da ictus, e ci sono una serie di morti per malattie cerebrovascolari, patologie cardiache per demenza e per Alzheimer. Purtroppo vedete che nel gesto mitico delle corde incorre anche un uomo finissimo come Riccardo Muti. Qui siamo nel campo dei cancri, 10.000 casi nuovi di cancro al giorno, un uomo su cui si ammalerà di cancro nella sua vita. Qui c'è una classifica di quelle che sono le prevalenze di queste malattie molto serie e molto importanti, e questo ci dice che noi siamo cambiati. Un americano nel 65 nel 1865 era 1,60 m di altezza, adesso è uno stornello di 1,76 m, però in questo periodo il peso medio di un americano è aumentato di 25 kg. In Australia ci sono un 65% di persone sovrappeso o obesi, il 25% sono dei bambini. Ma come mai l'ambiente occidentale? Voi sapete che ci sono stati dei medici, uno molto noto è il dottor Schweitzer, come sapete, fine umanista, fine amico di Bach all'organo. Oppure Borghi, hanno cominciato a mettere tanti anni fa il naso in Africa, hanno visto che man mano che gli africani assumevano le nostre abitudini, comparivano le malattie che allora erano sconosciute. Allora c'è una dieta occidentale, che è una dieta comunissima, per non mangiare la carne, il latte, il formaggio, gli zuccheri, i salumi, i dolci, gli alcolici e tutto quanto. E ne deriva una quantità di guai che non finiscono più, che in parte vi ho detto, le malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, diabete, obesi, ipertesi, ictus, ipocoloni, dementi, il cancro di tutti.
generi, l'osteoporosi, le sindrome metaboliche. Ormai si parla di globesi, che è un fenomeno che interessa tutto il mondo, e inquietantemente è il mondo con scarse opportunità che diventa obeso, sono i nuovi arrivati dell'obesità. E sta succedendo questo, che i morti per fame, che insomma sono un numero non indifferente, stanno per essere appaiati, superati dai morti per eccesso di cibo. Questi sono i dati della FAO, che ha fatto a ottobre una giornata internazionale dell'alimentazione. Naturalmente ci sono dei costi che fanno paura, 120 milioni di dollari negli Stati Uniti, in Italia 20 miliardi di euro all'anno, questa la lasciamo stare. E diciamo una cosa molto importante, che c'è un rapporto ormai validato e dimostrato fra cattiva alimentazione e quella bruttissima parola che ci allarma tanto, che è il cancro. Un 30% dei cancri sono di origine alimentare, la fonte non è da poco, perché ne sono Cancer Institute degli Stati Uniti. Volete sapere quanto siete scomparsi, va bene, quanto siete grassi, se siete in ordine, c'è una formula con le radici quadrate, io non sono capace di farle, eccetera. Andate su internet, ci mettete i vostri dati, vi verrà fuori la vostra misura. Se cominciate ad andare oltre i 25, insomma, dovete pensarci. Allora, uno deve dire, ma è inevitabile che questo mostro di bellezza che Marlon Brando sia diventato sta schifezza? È inevitabile che Gérard Depardieu, anche lui, sia diventato, insomma, una roba abbastanza impedante? Oppure può essere che, insomma, bene o male, Sean Connery, insomma, se la cava, adesso credo che sia purtroppo seriamente ammalato. Anche Gassman nel tempo se l'è cavata. Sì, non è evitabile se si sta un po' in campana. A Bologna bisogna stare in campana man mano che si va avanti negli anni. Speravo che ci fosse una geriatra che sul Corriere della Sera di un po' di tempo fa disse che ormai l'età anziana può essere considerata attorno ai 75 anni, il 45%. Già, a Bologna ci sono 100.000 persone, non c'è questo signore qui perché non l'ho mai visto. Bologna che chiede molto in bicicletta, non so se ci sia, poi non serve l'immagine bolognese. Il 45% di questi over 65 stanno bene. Chi mangia bene, chi si muove e chi ha delle relazioni sociali. Cosa mangiare? Manger, bouger. Mangiare, muoversi, ma insomma queste sono regole abbastanza toste: non piluccare tra i pasti, non mangiare troppo grasso, non troppo dolce, non troppo salato, ma avere un'attività fisica regolare, frutti, legumi. Un'amica che quindi diceva che suo nonno diceva sta roba: basta e mangia in maniera poco e presto. Che mette tre stelle, ecco, vedremo che saranno loro a dovercelo dire se si può mangiare un pochino meno triste. Queste sono delle linee guida molto importanti che sostanzialmente sottolineano gli stessi concetti: aumentare l'attività fisica, poco sodio, pochi acidi grassi saturi, poco colesterolo, ridurre gli zuccheri semplici, mangiare molta frutta, molta verdura. È la dieta mediterranea, ovviamente, no? Il Ministero della Salute italiano dice sostanzialmente le stesse cose. La dieta mediterranea, il patrimonio dell'UNESCO, si basa su questo: sul grano, sui cereali, sulla verdura, sulla frutta, l'olio, le mandorle, le noci, le erbe, il vino, il caffè, il pesce, legumi. Potevo aggiungere poca carne, formaggi, stare un pochino in campagna. E anche qui io vi domanderò e chiederò. Ma è un mangiare triste questo? Probabilmente non è un mangiare stesso, e poi si può anche un pochino modificare. Ho messo lì l'argomento del vino perché spero che susciti un pochino di polemica, perché il vino naturalmente è molto spesso associato a lussuria, no? A Santo Cielo, con Don Giovanni che naturalmente nella festa, nel banchetto che organizza, parla appunto
finché Andaldino calda la testa e dice che è la sua lista, naturalmente, che voi conoscete, era già molto ampia, nel giro di una serata deve aumentare di una decina di persone, insomma bell'andare, come dire, eccoci. E io però vi devo dire questo, che quello che ho trovato, sono in giro, è che invece l'alcol, da questo punto di vista, della lussuria, è uno dei più potenti, non atto sì certo, disinibenti sessuali. Però dal punto di vista di quella cosa che poi alla fine ha la sua importanza, che si chiama erezione, è uno straordinario disinibente, inibente dell'erezione. Insomma, non è chiaro, ci sono molte importanti validazioni scientifiche, può darsi che anche a volte di voi sia capitato, come dire, di fare, insomma, come si dice, delle brutte figure, dare adesso bevo, insomma, poi dopo stiamo a vedere. La nostra ministra, Lorenzin, insomma, sull'alcol è un po' tosta, perché dice il suo ministero, una sostanza tossica potenzialmente cancerosa e capace di indurre dipendenza, non è un nutriente, ridurre il consumo dell'alcol produce effetti benefici. Sui possibili vantaggi di un consumo moderato, comunque inferiore a un bicchiere di vino al giorno, non vi è consenso scientifico. L'esposizione protratta a quantità di poco superiore a quello moderato e gli eccessi sporadici annullano gli eventuali effetti benefici. Sapete che c'è uno studio molto importante, credo uno studio già abbastanza vecchio della presbiterità francese, che diceva il famoso bicchiere di vino rosso al giorno. Quindi se si deve, secondo me bisogna stare molto in campagna, bene poco e che sia assolutamente di qualità, perché sennò il limite è molto facile e che i danni superino gli effetti. Bene, tutto questo grande calderone, mangiare, tutti i giorni siamo operati da Antonelle Clerici, dai nostri colleghi giornalisti che hanno giornali pieni di rubriche dedicate all'alimentazione. Non è che poi siamo entrati in un'area gastromaniaca. Questo signor Gianfranco Marrone, che è un professore di semiotica dell'Università di Palermo, gli dedica un libro, come dire, non è che stiamo un po' esagerando poi a parlare anche di cibo. 700 titoli all'anno, ci disse quella sera che hai fatto una serata alla biblioteca Ruffilli, la biblioteca, 700 titoli all'anno dedicati al cibo. Poche cibo, non lo so, sull'Espresso dell'altro giorno leggo sta roba qua, Aninelli di Vitello con Cavolfiore, il piccione con mais, popcorn e kernel, insomma, a me mi viene un po' imbrivido da pensare al piccione con il popcorn e kernel a 120 euro. È chiaro, l'altro estremo è Nuto Rebelli che va a intervistare i suoi vinti, le sue persone di campagna che parlano di castagne, di puttia di mela, di acqua, un po' di farina, e probabilmente c'è una via di mezzo tra queste due cose. Vi devo dire due cose sulla inattività fisica, che è il secondo elemento della triangolazione che vi dicevo. Siamo fiati, non facciamo niente, non facciamo fatica. Un antropologo modenese conia questo termine di homo comfort. E l'homo comfort è quello che va sulla poltrona, questo è quello, credo, della Ferrini, dove si siede a Ferrini, insomma fa il suo effetto naturalmente, quello dove ci sono solo telefonini, solo automobili, dove si sta sempre attaccati a un PC, vabbè, questo è la mia poltrona di casa, vediamo anche quello, voglio dire, dove si va solo in auto, che è questo microambiente molto confortevole che poi diventa una nemesi maledetta quando nevica, che lo dobbiamo spingere, per cui passiamo dalla comodità a tirare dei moccoli terrificanti perché c'è la neve e dobbiamo far fatica. Ma qui c'è il poveretto, guardate sto rincoglionito, insomma, grazie, rincoglionito. Ci sono i benefici però di chi fa qualcosa, naturalmente noi intendiamo la bicicletta, fa attività fisica, riduce il rischio di mortalità di valore importantissimo del 41%, riduce il rischio di malattia cardiovascolare. Bisogna fare un'attività fisica un pochino vigorosa, ecco, perché va bene le campagne, fate le scale tutti i giorni, però bisogna fare dell'attività un pochino tosta perché serva.
e così via, insomma, ci sono tutti i benefici dell'attività fisica. Gli italiani cosa fanno? Credo per gente fanno un cavolo, chi crescono, stanno lì, dormono, stanno a letto, non fanno niente. Vanno dal dottore e gli dicono guarda, c'ho una piaga, sono tutto sto tutto il giorno a lavorare con un PC. Il dottore gli dice mangi delle belle fistecche, gli dica prenda il sostegno, che naturalmente gli fa anche l'occhiolino dicendo di prendere il sostegno. E invece l'attività fisica dovrebbe essere quasi oggetto di ricettazione da parte dei medici, mentre invece il mondo sanitario degrada questo insistere sull'attività fisica a qualcosa che sembra inutile. E la dottor Tersini, che bello socio, invece che dare un banco, dicesse, come si scrive nel ricetto, prendi bicicletta tipo city bike, vaci ogni giorno a lavorare 15 km all'ora, poi pian piano comincia a farti la valgandena 20 km all'ora, che è una cosa molto banale, però si spende molto meglio l'attività spettacolare della medicina, insomma, noi chirurghi facciamo sempre una bella figura perché ci mascheriamo tutte le mattine, insomma, ci fa scena, insomma, bello vedere, come dice, cacchio, sono medici, sì che sono importanti, invece forse sarebbe meglio un lavoro di medicina accanto ai pazienti. Ci sono queste cose, naturalmente, spero anche qui che qualcuno vuole niente, naturalmente al di là degli usi riabilitativi che non si discutono, le palestre, io prego una citazione dal MEP di Giuseppe Verdi, ho visto orribile, le palestre sono luoghi dove persone in gruppo fanno esercizi in una solitudine assolutamente totale, dove affermano solo il primato dell'estetica, che basta nient'altro, e non del benessere. E idem la cicletta, è chiaro, se uno c'è un problema di riabilitativo è molto importante, ma se no anche io orrore, che avete mai la dente contemplate voi stesso, ecco, dice McDuff quando assiste e trova il corpo di Duncan assassinati, e così è una cicletta, santo cielo, di dietro non scegli di praticare la cicletta come fare serve in un aeroporto, insomma, da delirio. Vi lascio stare Ippocrate, che noi medici lo tiriamo fuori sempre quando non sappiamo cosa dire, anche questa. Ecco, invece voglio dirvi questo, che andare in bicicletta fa molto bene alla nostra zucca. Questa è la partitura delle variazioni d'opera di Bach, e ci ho messo una bicicletta perché penso, con un punto interrogativo, che Oriano Caranti avesse venduto una bicicletta a Bach in quel periodo. Gli ha venduto una bicicletta e lui una sera ha detto aspetta bene che domattina mi sveglio e faccio le variazioni d'opera. E quindi gli abbia fatto bene. L'attività fisica fa bene alle situazioni depressive, fa bene alle situazioni ansiogene, naturalmente sarebbe impensabile che uno dicesse che la cura della depressione è la bicicletta, però sicuramente serve. Ed è lo stesso che ci dice William James, un psicologo molto importante americano, che sostanzialmente ripete l'antico concetto del ben sano, il corpo del sano. Naturalmente ci sono dei fattori neurofisiologici che spiegano perché l'attività fa bene, perché l'attività, noi parliamo di bicicletta, va bene, l'endorfina, gli endocannabinoidi, la serotonina, quello che riguarda. Ci sono dei fattori molto importanti, psicologici, questo elegante signore, che è Sigmund Freud, che adesso sono un po' in decadenza, insomma, il suo pensiero, però insomma non appartiene alla categoria di pirla. E allora l'attività fisica, andare in bicicletta, ci dice che ce la possiamo fare, ci allontana un pochino dai pensieri non belli, aumenta la nostra autostima, ci aspettiamo di sentirci meglio, va bene. E poi arrivo a concludere un po' con delle cose che piacciono a me, vedete un po'. Questi due signori, che è un po' un concetto di questo che usano sia gli ingegneri tecnici, ma usano i sociologi, che si chiama resilienza, cioè fare di un guaio una molla che ci porta in avanti. Questo signore si chiama Luca Pani, che era un ciclista che ha avuto la sfortuna
di fare un fondale con una macchina e di riportarlo nel tetraplegico. Questo signore è un campione famoso, si chiama Alberto Contador, e tutte e due si fanno il passo gabbia, piano piano, ai loro ritmi, e mi sembra che sia un bel esempio di cosa vuol dire andare in bicicletta. Questo lo possiamo lasciar stare. Vi voglio citare, anche io non è che sia un particolare conoscitore, sono un orecchiante, queste filosofie che non sono, ma non sono filosofie, sono stili di pensare neanche più alternativi. Rechiorismo vuol dire vedere una persona in tutta la sua totalità. E allora la domanda è questa: mentre uno si fa lo stelvio, non è che in realtà poi noi stiamo facendo una roba di questo genere, perché mettiamo assieme dei processi mentali, fisici e di meditazione? Gianni Mura ricorda che il ciclismo è la pratica ciclistica, è una delle poche attività sportive in cui si pensa. Nel calcio si pensa di meno, quando si va in bicicletta si può pensare anche molto. Siamo direi alla fine. Don Giovanni è andato a cena, nei commendatori è andato a cena, da Don Giovanni gli dà la mano, una mano ghiacciata naturalmente dalla sua morte, e lo trascina all'inferno dopo avergli detto penti, 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 e naturalmente Don Giovanni lo manda a farsi friggere, lo manda a quel paese. E forse invece bisognava che si pentisse, come noi dobbiamo pentirci da certi stili di vita. E allora forse una roba giusta è questa, la modifica della frase del nonno dell'America: pasteur ben, bisogna manier poc. Ecco, della roba buona, e questo ce lo diranno gli esperti, i grandi esperti che ci sono qui di problemi alimentari, bisogna maniera la roba buona è andare in biciclata. Forse ho finito. La bicicletta come oggetto eterno, aperto e con la mente assieme ad altre cose, come un libro, come un martello, come una pentola, ci mette anche una bicicletta. E questa è la mia conclusione. Ecco la conclusione di Altan, è quello che faccio io. La signora di Altan gli dice: dov'è che vai? Vado a spasso, vado a spasso, a portare a spasso il bambino che c'è in me. Io credo che noi quando andiamo in bicicletta cerchiamo di un pochino ancora di giocare con noi stessi e di cercare di star bene. Bene, adesso c'è una piccola variazione, mi succede. Che ci dirà veramente perché fa bene la bicicletta. Ma il bruciato mi fa della relazione. Nel senso che hai detto quasi tutto quello che volevo dire io. Buonasera a tutti, non mi presento perché mi ha già abbondantemente presentato Patrizi. Ne approfitto per ringraziare il gruppo, il Montessori Group, per avermi invitato. Direi che ha fatto molta poca fatica, perché invitare me a parlare di biciclette è come invitare un vampiro all'Avis. Allora, perché andare in bicicletta fa bene? Con le prime diapositive io potrei finire andare a casa, nel senso che ho riportato la foto autorizzata dal medesimo di un signore che quest'anno compie 82 anni e che va 30.000 km in bicicletta, chilometro più, chilometro meno. Al Sistema Sanitario Nazionale è costato niente, mai avuto neanche un raffreddore. Questa invece è vita vissuta. Sono alcuni dati di tipo sanitario, di cui non mi vergogno, del sottoscritto, il quale nel gennaio del 2003 si è rotto il legamento, per cui è dovuto andare da un ortopedico suo malgrado, il quale gli ha detto che se non volevo finire sotto i ferri o dovevo nuotare o andare in bicicletta. Ho optato per la seconda e direi che ho fatto bene. I parametri che riportano riassumono in maniera grafica, secondo me molto chiara, quelli che sono gli effetti
dell'attività fisica, per attività fisica intendo l'attività aerobica che si può fare andando in bicicletta. Prima di parlare del resto introduco un dato che peraltro mi riporta indietro negli anni di quando ero un giovane neolaureato che si occupava di queste problematiche a livello speculativo e dell'importanza del grasso o della topografia del nostro grasso, perché si è capito nel corso degli anni che il grasso è diverso a seconda di dove è localizzato. E si è visto che il grasso che si localizza a livello della pancia, ma più che della pancia, all'interno degli organi addominali, che non è lo stesso che quello al di sotto della cute, è un vero e proprio fattore di rischio, è un po' la nostra mina che rischiamo di pestare tutti i giorni. Questo grasso induce l'incremento di un ormone che è il nostro disastro, che è l'insulina, e questo si porta presso la cosiddetta sindrome metabolica, quindi l'ipertensione, l'aumento dei grassi, l'iperlipemia, il grasso nel fegato, quindi la steatosi epatica, fino ad arrivare alla diabete. La fortuna che noi abbiamo rispetto a questo grasso è quello che quando si perde peso è il primo che si riduce, quindi un motivo in più per fare dell'attività fisica. Che l'attività fisica aerobica, poi vi spiegherò cosa vuol dire, faccia bene alla salute, l'ha capito anche l'OMS, scusate se poco, che ha pubblicato un documento in cui indica i livelli di attività raccomandati per fasce di età. Queste raccomandazioni sono orientate alla prevenzione primaria di una serie di patologie che voi potete leggere qui, che è quello di cui peraltro parlava Patrizi prima. Perché andare in bici fa bene? Sempre. Perché è un'attività fisica aerobica? Vedremo cosa vuol dire. Perché è un'attività che si svolge all'aria aperta? Perché facilita i rapporti sociali. Molti di voi sono ciclisti, quindi non devo neanche spiegare il significato di questa parola. E soprattutto non c'è nessun limite di età. Nessuno. Allora, come fa il nostro organismo a procurarsi l'energia per poter pedalare? Lo può fare in due modi. Con un metabolismo di tipo anaerobico, quindi in assenza di ossigeno, o, è quello che interessa a noi, con un metabolismo di tipo aerobico, quindi in presenza di ossigeno. Per non scendere troppo in termini tecnici che poi sono astrusi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io sottopongo il mio organismo a uno sforzo violento, del tipo sollevo un sacco di cemento da 50 kg, metto in difficoltà il mio organismo, il quale deve utilizzare le fonti energetiche che ha pronte in quel momento, il glicogeno. Ed è uno sforzo che può essere tollerato per un periodo di tempo estremamente breve. Dopodiché il muscolo esaurisce le proprie riserve, esaurisce la capacità di poter andare avanti. Il meccanismo aerobico invece è un meccanismo che si mette in funzione quando io sottopongo il mio organismo a uno sforzo di lieve entità, vedremo poi cosa vuol dire lieve, ma costante nel tempo. Quindi do la possibilità al mio organismo di utilizzare gli acidi grassi, che sono poi dei metaboliti dell'ascensione dei trigliceridi. Quindi quello che a noi interessa per la salvaguardia della salute è fare un'attività fisica di tipo aerobico. Qui volevo aprire una parentesi circa l'uso del cardiofrequenzimetro. Ne parlo adesso perché lo ritengo una cosa importante. Perché dico questo? Perché per quanto uno possa utilizzare la bici solo per andare al lavoro, quindi fare non impegnarsi eccessivamente dal punto di vista fisico, la cosa ideale, come diceva Patrizi prima, è in realtà impegnarsi di più, soprattutto in termini temporali, nel fare delle attività fisiche. Quindi è necessario che questa attività venga controllata.
lo si può fare anche in maniera artigianale. Ricordo quando ero ragazzino che facevo dell'atletica leggera, mi dicevano di allenarmi ad una determinata frequenza, perché non c'erano i cavi frequenzimetri, valutando il mio respiro. Cioè, se riuscivo a parlare, valutando il mio respiro, valutando la mia capacità di poter parlare. Se riuscivo a parlare correntemente, vuol dire che stavo andando troppo piano. Se non riuscivo a parlare dalla eccessiva intensità del fiatone, vuol dire che stavo andando troppo forte. Dovevo posizionarmi nel mezzo. Il cardiofrequenzimetro ha questo scopo, tramite una serie di equazioni semplicissime, per quanto non perfette, ma possono aiutare, che posso calcolare il range di frequenza cardiaca dentro cui io devo lavorare. Questo, ripeto, perché? Perché solo così ottimizzo la fatica che io faccio. E mi rifaccio a quello che dicevo prima. A seconda della... forse... No, come dicevo prima, in base alle formule, quindi al calcolo dell'attività cardiaca che io posso svolgere, posso con una semplice operazione sapere, quando faccio un'attività motoria, quale tipo di benzina io sto usando. Quindi per attività estremamente basse utilizzo i grassi. Man mano che la mia attività fisica si fa più intensa, inizio ad utilizzare anche degli zuccheri. Quindi paradossalmente, se io mi posiziono nella fascia di mezzo, io utilizzo, perdo peso, soprattutto perdo peso utilizzando dei grassi, che è poi quello che noi vorremmo ottenere. Ecco, questa è la parte della presentazione che ha già praticamente illustrata Patrizi, e quali sono poi i benefici di questa attività aerobica sul mio stato di salute, in particolare sul muscolo di articolazione. Migliora il trofismo e il tono della muscolatura, aumentano le dimensioni del muscolo, migliora la forza e l'elasticità dello stesso e soprattutto la mobilità articolare, e migliora la postura. Sull'apparato cardiocircolatorio, migliora la capacità contrattile del cuore, migliora l'idratazione coronarica, quindi con una migliore ossigenazione della muscolatura cardiaca, riduce la frequenza cardiaca basale, riduce la frequenza, durante lo sforzo cardiaco la frequenza cardiaca sale più lentamente rispetto a un soggetto allenato, e può raggiungere livelli anche più elevati in termini di frequenza, e si abbassa la pressione arteriosa sia a riposo che durante lo sforzo fisico. Sul sistema nervoso ha molteplici effetti. Il maggiore è sicuramente quello sulle endorfine, che possono aumentare fino al 500%. Endorfine che sono sostanze che hanno notevoli effetti sul senso della fame, sull'ansia, sul dare quella sensazione, una sensazione di benessere che per chi fa dell'attività fisica è notissima. Sul metabolismo induce una riduzione dei depositi di grasso, migliora l'efficienza metabolica dell'organismo, attiva quella che è la cosiddetta spesa calorica post esercizio, che, come io dico, è un'attività fisica, è un dimagrimento gratuito, perché è quella spesa energetica che continua a esserci anche per ore dopo uno sforzo fisico, legata alla ricostruzione di tutti i depositi energetici che noi abbiamo utilizzato, la correzione di microtraumatismi. Quindi, pur non facendo nulla, stiamo dimagrendo. Induce una normalizzazione degli indici ematochimici, e i diabetici riduce il fabbisogno dell'insulina e dei farmaci, addirittura qualcuno può anche farne meno. A tale proposito, sapranno tutti che una nota casa farmaceutica produce insulina ha messo in piedi una squadra professionistica, la Novo Nordisk, non è un segreto per nessuno, che ha dei professionisti diabetici.
Quali sono le regole d'oro della bici? La progressività, la costanza, il recupero e il divertimento. Cosa vogliono dire? Poi sto parlando del mondo di ciclisti, per cui dirò cose ovvie. Però, la progressività. Ora, quando noi facciamo uno sforzo fisico, alleniamo il nostro organismo. L'allenamento altri non è che uno stress che serve al nostro organismo a far sì che metta in atto una serie di meccanismi affinché lo stress successivo possa essere sopportato meglio. In soldoni, per noi migliora la prestazione fisica. Essere progressivi vuol dire dare al nostro organismo degli sforzi progressivamente crescenti. Primo che è tutto meno che benefico. Meglio fare per 10 giorni 10 km al giorno piuttosto che 100 in una giornata. C'è il dato negativo, dimenticato. Lo diciamo. La costanza. Per i motivi che dicevo prima, circa lo stimolo allenante, quindi lo stimolo stressante che noi sottoponiamo al nostro organismo, se non siamo costanti nel fare questo, purtroppo, a differenza dei progressi che sono lenti, ma ci sono, la inattività rapidissimamente riporta l'organismo alle condizioni che erano presenti prima dell'attività fisica. Quindi è bene, anche poco, ma fare l'attività fisica in maniera costante. Il recupero, altra cosa estremamente importante. Molti pensano che uscire in bicicletta tutti i giorni sia benefico. Non è vero, non è sempre vero, per i motivi che dicevo prima, nel senso che bisogna dare al nostro organismo il tempo per mettere in atto quelle misure che servono a superare lo stress che gli è stato somministrato. Quindi è durante il recupero che il nostro organismo si allena. Non so se ho reso l'idea. Ed è fondamentale. E il divertimento. Direi che ogni commento è assolutamente inutile. Quindi, c'è gente che si fa fotografare con i grandi personaggi. Io mi faccio fotografare con 82enne, qui l'ho incontrato sulle colline di Riccione quest'estate. Un incontro assolutamente casuale. Grazie mille. Credo che adesso Claudio Santini ci tirerà fuori ma la cosa che mi sembra più segreta e interessante, i bolognesi in bicicletta. Ciclista, uno scritto di Olindo Guerrini. Mettetevelo in mente, voi che vi guardate la lingua, vi tastate il polso, seccate il medico e ingrassate il farmacista. Andate in bicicletta coi figli e dopo un mese digerirete le cipolle crude. Ecco, questo scriveva Olindo Guerrini e mi sembra che sia un po' il succo anche della nostra serata. Detto soprattutto a Bologna, in una città che nel 1895 è la città italiana con il maggior numero di biciclette. Mettiamo un punto. E osserviamo bene i dati. È vero, come hanno fatto questo calcolo?
Perché era stata istituita la tassa sulle biciclette. Allora ci sono due motivi: o effettivamente a Bologna c'erano tante biciclette, seconda ipotesi che a Bologna pagassero le tasse mentre gli altri paesi di altri stanno di passare. Fatto sta che statisticamente è la città a fine 800 con il maggior numero di biciclette circolanti in Italia. Come è nata questa passione? Era una data anche del 1852, quando Luigi Scarani monta un quadriciclo e scende da San Michele in Bosco. La cosa mi ha estremamente interessato, perché essendo praticante di mountain bike, la prima esperimento è stato il downhill, ossia la discesa dalla collina su un cassone che poi verrà chiamato bicicletta. È sempre l'origine della mountain bike, perché scendendo giù dalla collina cominciarono ad usare le biciclette con la quale di solito si trasportava il materiale pesante. Avete presente? Mettevano i trasporti dei giornali, i trasporti. Ecco, quindi, che la prima, quasi diciamo a Bologna, potremmo chiamarla la patria della mountain bike, proprio per questa discesa dalla collina. Ecco, e quindi c'è questo inizio, che però toglie subito uno stereotipo della bicicletta. Che a praticare questo sport non sono, non è il popolo, ma sono i nobili. Perché le biciclette costano tantissimo. Una bicicletta costa anno di lavoro. Le paghe non sono alte, e quindi solo un certo ceto popolare, un certo ceto sociale può usare la bicicletta, perché sono strumenti che costano molto. Ecco, quindi nasce prima di tutto, e nello stesso anno le cronache giornalistiche diffondono la notizia che alcuni bolognesi in bici si sono spinti fino a Budrio per assistere a una conferenza. Segue l'annuncio che tre nostri giovani hanno partecipato alla tre giorni ciclistica Bologna-Milano. E quindi, attenzione che Milano-Bologna sarà anche la prima tappa del primo Giro d'Italia. Quindi già si vede che le distanze di allora sono incommensurabili rispetto a quelle di oggi. Se voi andate al Museo del Carrello e vedete la bicicletta di Oriani, vi rendete conto che per spingere quella bicicletta ci vuole una potenza enorme. Poi si può anche dire perché poi è morto di mal di cuore, ma e di solito le distanze erano 100, 200, 300 chilometri. Sono cose che oggi possono sembrare fatte con quegli strumenti. Nasce a Bologna proprio questo periodo e il primo velocleb. Si diffonde la passione per la bicicletta soprattutto in una classe, diciamo, intellettuale. Perché? Perché la bicicletta rappresenta una nuova, l'esecuzione, la presa di sostanza di un pensiero filosofico, che è quello del positivismo. Del positivismo si parla pochissimo, perché è una concezione che si inserisce fra la fine del pensiero dell'Ottocento
e viene schiacciato nel 1902 dal neoidealismo. Il positivismo, che ha due punti di riferimento, Torino e Bologna, ha una concezione che si oppone alle cattedrali del pensiero che sono state costruite nel corso dell'Ottocento. Pensate ad esempio alla costruzione intellettuale del pensiero di Hegel. Così costa questa costruzione, alla quale c'è un rifiuto. Le cose non devono essere dei prodotti dell'ingegno, ma devono essere utili per l'uomo. La vera funzione della scienza è essere utile all'uomo. Nell'ambito della scienza medica c'è Murri. Murri è di indole e di pensiero positivista e praticamente ritiene che il rapporto con il paziente sia la base di capire. Io oggi chiedo scusa, ma lei come che non c'entra in questa cosa. Io ormai ho detto, sono diventato oggi un clinico perfetto, so tutto. Perché se mi si presenta qualcuno, dico, cos'è? Fatti fare 1, 2, 3, 25 esami, poi basta che li sappia leggere più o meno l'interpreto, non c'è mica nessuna fatica, è un'ironia, ovvio. Ma dal rapporto con il paziente Murri capisce tutto. Capisce tutto. E voi immaginate questa mente fermissima. E che cosa si interessa? A cosa si interessa? A RIMA, che è il regolatore intestinale Murri. RIMA. Perché l'uomo che va regolarmente di corpo sta meglio. La regolazione intestinale fa l'uomo che sta meglio. E l'uomo sano è più buono. Ecco una concezione del positivismo, e quindi in questa apro una parentesi: non tutto il positivismo vede bene la bicicletta, sia ben chiaro, però ecco che parte questa concezione che l'uomo per essere sano deve muoversi, deve frequentare e deve fare uso della bicicletta. E tutto questo vede un pensiero avverso di Lombroso, anche lui positivista, il quale scrive un saggio titolato Il ciclismo nel delitto, in quanto sostiene sulla base di che i signori per avere la bicicletta sono capaci di qualsiasi cosa e poi con la bicicletta possono fuggire e sottrarsi alla polizia. Ma il principio generale è quello del pensiero che occorre usare la bicicletta per vivere in maniera sana. Primo concetto. Secondo concetto. L'uso della bicicletta è un dovere civico. I primi, in quel momento, l'Italia è fatta. Dopo il 70 ci siamo, ma l'Italia non la conosce. Tant'è vero che nascono due iniziative di spingere all'uso della bicicletta per conoscere l'Italia. Nasce anche un club, che è il Touring Club, che allora è
ICCT. Perché se voi guardate il simbolo del Tony Club, ancora la ruota della bicicletta. Aggrega attorno alla bicicletta più persone di quanto ne riesce nello stesso tempo tra il 92 e l'800 e i primi anni del 900 raccolta il Partito Socialista. Ci sono più soci del Tony Club che iscritti al Partito Socialista. Perché che cos'è? È un sistema di aggregazione ed è soprattutto il sistema per conoscere il paese, tanto è vero che cominciano a fare le prime carte stradali. Ecco, quindi stare bene e conoscere il paese nel quale si vive. Queste sono anche delle situazioni che mi hanno indotto a consigliare l'uso della bicicletta a tutti. Come io sia arrivato alla bicicletta non è tanto importante, perché essendo ravennate di origine ce l'ho nel DNA. Poi sono arrivato a Bologna, ho smesso di andare in bicicletta, finalmente sono riuscito a far parte di quella tribù bolognese che andava a prendere il giornale in bicicletta, in macchina la mattina, e quindi mi sono un po' disaborato. Ma poi l'ho conosciuta per forza. Non voglio ricordare molte sono, ma io vorrei che i professori sono intervenuti questa sera, io vi offro come cambia, come ho cominciato ad usare la bicicletta, perché io anche per questioni familiari sono diabetico. Allora la prima fase è stata del diabete scompensato, poi compensato con i farmaci orali. A questo punto quello che mi teneva in cura dice: sì, tu sei a posto, ma cresci ogni anno di un po', e quindi sei di vita lunga, tu inevitabilmente salirai molto. Allora dico: cosa posso fare? Due sistemi: o vai in palestra a sollevare dei pesi, o vai in bicicletta a fare dei percorsi molto impegnativi. Io dico: ma sono situazioni non realizzabili, e comunque dico: io lo rischio di accopparmi. Dice: no, non è tanto consumare i grassi, riferisco le parole che mi sono state dette da allora del mio professore che era al Somposo. Prima di tutto vediamo se tu produci o non produci più. Una volta che abbiamo accertato che produci almeno un po', allora dobbiamo mettere il corpo in uno stato di crisi, in maniera che tutti gli organi siano stimolati a concorrere, e quindi anche il pancreas continua a fare qualche cosa. Insomma, io ci sono arrivato a questa, per ragioni diciamo così mediche, e ho imparato due cose. Prima di tutto, primo, ho conosciuto Bologna, che girando in macchina non sapevo neanche come fosse fatta. Secondo, ho cominciato a vedere la realtà in un modo diverso, perché girando in macchina è come se tu fossi sul treno. Vedi tutto, osservi, ma non vedi niente. E quindi sono arrivata a questa forma che poi si è trasformata in una condizione, diciamo così, paramaniacale.
perché adesso diciamo così che la bicicletta è diventata un modo di vivere e ha avuto degli effetti singolari. Devo ammettere che facendo le debite pause, perché io non sono per la vita monacale e quindi penso che ogni tanto ci possano essere anche delle pause, ma ho imparato a mangiare, perché la bicicletta quando non hai più carburante ti blocchi, ti fermi e sai quanto devi mangiare e quando non devi mangiare. Questo è un grosso interesse, al punto tale che dovendo io fare all'esame di Stato dedico una lezione all'alimentazione ciclistica. Cerco di spiegarvi perché. Perché di solito l'esame di Stato si svolge a Roma, vengono convocati alle ore 9, insomma, identificazioni e tutto quanto, e cominciano a scrivere attorno a mezzogiorno. Con 6-7 ore per svolgere il nome, vanno a finire alle 18. E attorno alle 15:30 vanno in crisi di sedia. Ed è in quel momento che salta tutto. Ci sono anche dei rifornimenti in bar dove vanno a mangiare le cose che non dovrebbero mangiare, che si appesantiscono e si appiattano. Quindi spiegare loro come devono mangiare la mattina e come distribuire il cibo alla maniera dei ciclisti, più di uno è venuto a ringraziarmi proprio per questi consigli che non sembrano avere nulla a che fare con un esame giornalistico. Ma è così. Ma io adesso ritorno un po' e ritorno al mio problema, alla mia indicazione in generale, ecco, di quello che significa il ciclismo nella tradizione medica e nella tradizione culturale bolognese. Abbiamo già parlato di Stecchetti di Olindo Guerrini, con il ricordo anche delle prime gite che furono fatte nel 1895 in ricordo dell'Unità d'Italia, le prime raduni dei ciclisti a Bologna e la prima sperimentazione di Guerrini, certe volte forse ve l'avete chiesto, ve lo siete chiesta anche voi, ma l'attività ciclistica impedisce l'attività intellettuale. Non è del tutto sciocco, perché quando siete impegnati, cioè, allora Guerrini racconta, perché dopo ha anche raccontato che non era vero, che si è fatto la Bologna Rimini componendo un sonetto in bicicletta per dimostrare che l'attività ciclistica non ottenebra le facoltà mentali. Guardate che allora, quando arriva la giornata tremenda, la professoressa qui hai sbagliato tutto e arrivi e ritorni alla base, il pericolo è il momento del terrore, perché sei in una crisi tale che ogni interniente ti salta i nervi. Io vedo che andiamo sempre in bicicletta e quelli sono i momenti tremendi, ma c'è un'altra fortuna invece della bicicletta, perché come dire, ti dà tempo di pensare.
Certe volte, siccome usiamo insieme complice il Montessori, con la quale abbiamo iniziato, certe volte io non ci ho pensato nel pezzo di, diciamo, questa buona, facendo l'avvocato, quindi l'abbiamo tutti in famiglia. Ecco, lei si era già costruita il suo pensiero e poi che bello andare in bicicletta, in cui ogni tanto, quando uno non ha voglia di parlare, fa finta di andare più avanti, e poi fa finta di andare più piano, insomma. Sei sempre costretto a condividere, questa è una cosa molto interessante. Io taglio molto, come vedete, perché la dote in questo momento mi sembra che sia quella della sintesi, e volevo arrivare a quando fu stabilita la tassa della bicicletta, verso la bicicletta, è molto interessante, perché fu data all'amministrazione comunale il potere di mettere la tassa sulla bicicletta, e nel disegno di legge si dice proprio che si deve mettere questa tassa, anche perché, virgolette, la bicicletta è mezzo di locomozione e di passatempo per le classi agiate. È al posto della bicicletta. Interviene subito il Touring Club, nel quale dice: la bicicletta è al contrario mezzo necessario, utile, economico di locomozione delle classi lavoratrici, mezzo destinato a diventare la carrozza popolare dell'avvenire, tendente per questo lato a diminuire la distanza sociale che divide le classi meno abbienti a quelle ricche. Allora, una dibattito politico che parte dalla tassa sulla bicicletta, sulla circolazione di bicicletta, e coinvolge le classi sociali. Allora, ci sono diversi, i socialisti sono contrari alla bicicletta perché distrae gli operai dalle lotte, è un modo di svago. E insomma, i repubblicani sono, i radicali sono favorevoli, ovviamente, perché i radicali sono per pensiero più del positivismo. I repubblicani aspettano nel 1902 il congresso di Cervia per stabilire che la bicicletta è utile perché permette alle persone di campagna di recarsi ai comizi e di recarsi alle case del popolo. E decisamente contrari sono i cattolici. Prima di tutto perché non è dignitoso. Difatti solo i preti avranno anni dopo la dispensa per poter salire in bicicletta. Ma la cosa che mi ha fatto più sorridere è perché la bicicletta è simbolo dell'anarchia, perché ognuno può andare dove vuole. E se c'è il tram, se c'è il treno, se c'è il treno vai lì, perché vanno lì. Bicicletta puoi andare dove diventi uno spirito ribelle, e quindi sono tutti portati i governi di destra, e quindi c'è questa grande discussione sulla funzione politica della bicicletta, che è esclusa. Cosa però proprio oggi con Zarambani, in vista anche dell'incontro, la bicicletta acquista dignità nel momento in cui, nella prima guerra mondiale, vengono fatti il reparto dei bersaglieri ciclisti e vanno al fronte. È una cosa incredibile,
adesso cosa si può fare con i nuovi mezzi? Abbati è un inno. Ho voluto ascoltare questo inno, sono rimasto leggermente stupito. Attenzione, è stato scritto nel 14. È l'inno delle Brigate Nere. Ovviamente non è l'inno delle Brigate Nere. Le Brigate Nere poi prenderanno. Questa è l'introduzione proprio dei bersaglieri ciclisti. Anche se Mussolini non ha messo mai piede sulla bicicletta e c'è per luce una sola foto sulla bicicletta nel giardino di Villa Torlonia, in cui c'è un cavallo, ma lui è l'automobile, o di più il cavallo. La differenza della bicicletta toglie la cambiare la società dalle quattro zampe alle due ruote. Questo è il passaggio. Quindi durante il fascismo nulla. Diventa un mezzo, diciamo così, di lotta con la resistenza. Ci sono tutti i documenti nei quali c'è il divieto della circolazione in bicicletta, perché gran parte delle azioni partigiane sono state compiute in bicicletta, soprattutto nel 44 con il Cimaiola, l'uccisione del federale Eugenio Tranchini. E quindi è divieto assoluto, anzi chi viene trovato in bicicletta non è possibile se ha più di 16 anni e anche fine 60, non c'è la circolazione, mentre ci sono le stampette. Chiudo con un'altra cifra, Bologna e la bicicletta. Marzo 1960, il comando dei vigili urbani di Bologna emette una comunicazione nella quale suggerisce di vietare Bologna all'uso della bicicletta, perché i ciclisti disturbano la normale attività del traffico automobilistico. Perché dobbiamo ricordare che non fu mai fatta questa disposizione, ma io prima l'ho sentito, e chiudo solo con un po' di polemica, che come bello andare in bicicletta al lavoro. Io ci vado tutte le mattine, ci andavo, perché oggi sarebbe, dovrei ritornare a bersagliere ciclista, perché devo attraversare le trincee del Marzo in pieno centro a Bologna. Io non so quanto dureranno i lavori, ma in questo momento è inutilizzabile, ve lo dico, l'uso della bicicletta del centro. Allora bisognerà pure un po' contemperare tutte le esigenze. Con l'ultima cosa finale, scusatemi, mi sono lasciato un po' prendere nel finale. Allora, io dal lunedì al venerdì devo lottare contro gli autobus. Mi devono spiegare perché ci devono essere autobus di 50-100 metri con 3 persone a bordo, ma che comunque mi spiacciano tutte le volte. Lunedì, giovedì, venerdì. Perché poi sabato e la domenica ci siano i pidei dei quali non si passa. Perché non voglio fare le polemiche, ma la gente interpreta il girare in bicicletta come prendere posto.
vissuto il centro della strada, che vuol dire? Compro uno, i cani, perché loro non sono persone, quindi hanno maggiori diritti, hanno, mi dicono che ci sono le regole, ma hanno anche dei guinzagli dei 10 metri, che se ti infili lì in mezzo è pericolo di morte, eh? È pericolo di morte, non perché tu cani, quale può essere la reazione del padrone del cane? C'è già successo? Caso che per te mi si toccano che hanno portato, eh? Quindi e i bambini in mezzo alla strada e le carrozzine che adesso sempre più per questioni di natalità stanno diventando doppie quanto non triple. Allora tutti hanno i diritti, ma i ciclisti no. Vi prego, l'ultima indicazione, avete ancora provato e non l'ho vista nel percorso, la cosiddetta tangenziale delle biciclette, e siete un po' coraggiosi. Prima di tutto sono piccole, si evitano tante cose, ma ci vanno delle persone che non hanno la minima idea di che cosa vuol dire andare in bicicletta e te le trovi da tutte le parti. Uno, e la seconda, coloro che portano la passeggio in cane le hanno di nuovo in vaso. Allora non pensiate che io ce l'abbia con i cani, vorrei semplicemente che un uomo in bicicletta avesse lo stesso valore di un cane acquistato. Basta, signori, scusate se me l'ho tenuto un po' lungo, ma... Bene, direi al di là di ogni aspettativa, perché questa è una lettura magistrale, un excursus storico veramente straordinario, che comunque immaginavo che sono delle fonti informative che avevo, mi hanno detto che c'era da aspettarsi una cosa di questo genere. Bene, adesso Roberto Dall'Adana, di nuovo gioco un pochino in casa, perché insomma abbiamo una frequentazione, ci racconta qualcosa sul cibo, perché prima forse ho dato un'immagine di un mangiare un pochino triste, speriamo che lui ce ne dia un'immagine un pochino più allegra. Vediamo. Grazie dell'invito, grazie della serata, tra l'altro io abito qui a due passi e quindi è raro essere invitato a una conferenza proprio sotto casa. A proposito di cibo, ecco, ci ha raggiunto anche Tiziana Di Masi, che è la maggiore attrice italiana di teatro civile, per parlare di cibo, di contraffazione, di cibo strappato alle cosche e così via, quindi è una bella presenza che arricchisce in prima fila la nostra serata. La cosa è, io sono un po' colpevole di questo programma del 21 di febbraio a Marano di Castenaso, uno dei vostri tour più brevi, però i medici ci hanno detto che non bisogna strafare, ogni tanto bisogna fare anche percorsi brevi, e spero che il percorso breve del 21 a Marano di Castenaso, per vedere queste mostre molto alternative sulla prima guerra mondiale, che io sarò onorato anche di guidare della conoscenza insieme agli altri collezionisti, possa essere di vostra soddisfazione e di vostro interesse. E mercoledì sera in un'assemblea di quartiere qui a due passi si è parlato di lotta al degrado di questa zona, e molti hanno parlato tra i rimedi della bicicletta e della sua valorizzazione anche in un centro storico così complesso come quello di Bologna, anzi sempre più complesso come Claudio. Ci ha detto un attimo fa, l'incontro di questa sera lo sento anche dunque come un forte supporto all'auspicio
di una città che dal futuro prossimo possa essere più vivibile e sostenibile e quindi più bella e più attrattiva. Del resto sono molti anni ormai che il vostro gruppo ha dato una valenza storico-culturale ad andare in bicicletta con motivazioni ben più elevate rispetto almeno a quelle di un mero strumento per gli spostamenti. Avete dunque la preparazione adeguata per affrontare il tema del cibo, oltre a una piacevole ma spesso rischiosa necessità fisiologica condita di stinti a buffini. Tuttavia, se scoprire un monumento o ricostruire un'identità territoriale attraverso le tracce evidenti o nascoste che esso riesce ancora ad esprimere è relativamente facile, se si dispone, come voi disponete, di persone competenti e curiose, abbinare la buona bicicletta al buon cibo, alla buona salute è non facile da percorrere. Lo slogan che avete scelto, CBC, è simpatico e evocativo. I percorsi che presentate questa sera sono tra quelli con maggior tasso di probabilità di successo e di soddisfazione, tra quelli che potevate studiare, tanto più che nell'anno di Expo, nell'anno del cibo che da risorsa per il pianeta diventa esperienza sensoriale e spettacolo, siete andati per così dire sul sicuro, rivisitando i prodotti DOP e IGP a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica tipica che con tanta dovizia e con pochi uguali al mondo la nostra regione sa offrire. Ma tutto questo è sufficiente di per sé a trasformare ogni viaggio in un successo, ogni percorso in una crescita culturale, sensoriale e gustativa, nella riscoperta delle nostre radici e dei nostri valori? Non è sufficiente, anche se il punto di partenza vi ha già indirizzato sulla buona strada. Una strada che punta diritto sulle eccellenze e su chi le promuove e tutela, sia un consorzio, una colloco, sia un'azienda, un ente preposto. È una strada che non si appiattisce su quelle che ancora oggi si chiamano le strade dei vini e dei sapori e che nel tempo hanno perso molta della loro forza propulsiva e innovativa. Senza colpa di nessuno, ben inteso, perché il governo da parte del pubblico ha garantito, almeno all'inizio, un'attenzione diffusa molto di quello che i territori attraverso le imprese agricole di trasformazione e di commercializzazione sanno offrire. Tuttavia la rete che il pubblico ha saputo stendere è diventata negli anni un reticolato irto di insidie e privo di capacità attrattiva. Troppe aziende sono state indicate nei percorsi senza una verifica preventiva degli effetti di trasparenza e di tracciabilità. Troppo pochi sono stati i finanziamenti messi in campo a sostegno degli operatori e della promozione di prodotti che, nelle migliori delle situazioni, sono stati oggetto di depliant generici e non hanno consentito di utilizzare o assumere personale preparato e motivato. Se scorriamo i siti dedicati alle strade, essi sono allegri, ricchi di spunti, di belle parole, di bellissime immagini, ma alla fine il potenziale visitatore si sente terribilmente solo, come quando percorrendo le vie grandi e piccole della nostra regione vediamo una miriade di cartelli che indicano che dietro a quella casa agricola si possono comprare mele, pere, cipolle, meloni, patate e prugne, cartelli spesso sdrammaticati e fatti a mano con i pennarelli, dietro ai quali manca del tutto la struttura del commercio e dell'accoglienza e in fondo al vialetto trovi magari i bambini e anziani che ti fanno tenerezza.
Ho cercato spunti per questa serata nel sito delle strade dei vini e dei sapori dell'Emilia Romagna, ma l'unico che mi ha colpito e che vi propongo è bello quanto il segnale dell'incapacità o dell'impossibilità a scegliere tra questo o quel percorso, tra questa o quell'azienda, tra questo o quel prodotto. Ecco la frase: sta al viaggiatore scegliere il passo giusto per intonare la propria visita all'esperienza desiderata. Neanche Ponzio Pilato si sarebbe lavato le mani in un modo così elegante. Ecco allora delineato il contesto nel quale ciclisti organizzati e motivati come voi, amanti delle nostre comunità, preparati socialmente e culturalmente, potete pedalare per rendere la vostra ricerca del buon cibo fruttuosa e utile per voi ma anche per altri. In altre parole, la vostra possibilità di muovervi su terreni impervi e raggiungere rapidamente territori e immagini delle grandi direttrici del traffico pericoloso e rumoroso, ma che spesso nascondono i tesori più autentici, vi può fare diventare sentinelle dei sapori ritrovati. Mi viene cioè da pensare che negli itinerari che avete chiamato cibici, che percorrerete in tutto questo 2015, possiate mettere a fattor comune il meglio delle vostre scoperte, dando perfino un vostro voto e una sorta di bollino di qualità, che non vuole nulla e per nulla sostituirsi, non avendo né ruolo e competenze, agli enti preposti al controllo, alla certificazione di qualità e di tracciabilità, alle forze di polizia a contrasto delle frodi e delle contraffazioni, ma vi può consentire di dire la vostra, di fornire la vostra libera versione dei fatti, che non è solo una prerogativa del vero giornalismo, ma può diventare un autentico stimolo a tutti coloro che hanno a cuore la salute e il portafoglio dei propri concittadini. È con questo auspicio che vi auguro un anno ricco di pedalate belle, buone e utili. Grazie Roberto, io devo chiedere un piccolo cambiamento di programma che mi chiede Francesco Capizzi, perché mentre io faccio il ciclo pensionato io un chirurgo ancora attivissimo, e quindi i chirurghi la mattina si alzano presto e non può stare qui fino alle 4 di notte come voi che sarete, siete chiusi dentro, come sapete. E io Francesco Capizzi ho chiesto questo: sono 20 anni che naviga, beh insomma diciamo un po', naviga in mezzo al grasso, naviga in mezzo alla cinza. E allora naturalmente non vi ho chiesto delle opinioni tecniche di un chirurgo che si occupa di chirurgia bariatrica, ma vi ho chiesto che idea si è fatta. Ecco, questo è una cosa che mi interessa e per cui l'ho chiamato qua. Grazie Patrizio, non so se è possibile che tu deve andare sul file, ho scritto Capizzi. Grazie. Eccolo lì. Però ecco, prenderei libero, cliccherei sulla prima. Ecco, dopo quello che ci arriviamo. Intanto devo ringraziare Patrizio, come al solito, estremamente generoso della sua amicizia in realtà. Noi siamo stati dei colleghi, siamo dei colleghi che siamo cresciuti assieme e ci siamo sempre voluti bene, ecco tutto qui. Ecco, siccome mi trovo in mezzo a dei ciclisti che sono abituati a correre tra un collo e l'altro, tra un'asperità e l'altra, io credo che mi possa permettere, anche per la presenza del clavicordio che si trova qui alle mie spalle, di poter raccontare un piccolo aneddoto, ecco, che corre tra coloro che si occupano di musica, in particolare di pianoforte.
Si dice così, il pianista dice, se io non suono un giorno se ne accorgo io, se non suono due giorni se ne accorge il pubblico, se non suono tre giorni se ne accorge la critica. La critica è fatta di professionisti, quindi evidentemente i professionisti se ne accorgono dopo. Ed è quello che è successo di fatto, che succede tutti i giorni alle nostre classi dirigenti, ai politici in particolare, che non si accorgono che c'è una differenza tra progresso e sviluppo. Ecco, c'è una differenza enorme, di questo soprattutto, io parlerò anche ovviamente, ma però in questi termini di progresso e sviluppo, perché naturalmente lo sviluppo è in qualche maniera è, produce l'obesità, in qualche maniera. Il progresso invece la previene in qualche modo, adesso lo chiariremo in che maniera. Vedete, le terapie hanno dei limiti, ma sono dei limiti che sono stati segnalati fin dall'antichità, addirittura da Ippocrate, Platone, da Ippocrate, Platone non era neanche un medico, però aveva capito alcune cose, no? Che ancora oggi non si riesce ancora a capire, o molti non capiscono, fanno finta di non capire. Ma vedete cosa diceva John Hunter. John Hunter fu un grande chirurgo del Settecento, della metà del Settecento, di Glasgow, che poi insegnò a Londra e morì a Londra verso il 1780. Lui diceva questo, da grande chirurgo ancora nelle sale operatorie, chi, io vedo altri colleghi chirurghi, sa benissimo che esiste il canale di Hunter, che fu anche anatomista, chirurgo, eccetera. Guardate cosa diceva, qualcosa di incredibile, diceva la chirurgia è come un'azione armata che conquista con la forza ciò che una società civilizzata potrebbe ottenere mediante una strategia. Quindi è necessaria quindi una strategia, la chirurgia rientra nella strategia, ma non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Andiamo alla seconda. Ecco, non so se riuscite a vedere, ma i tumori sono sempre in aumento e la mortalità è sempre la medesima, cioè la chirurgia è in grado di far guarire il 50% dei malati. Questo dal 1970 al 2010, quindi in 40 anni vuol dire non c'è stato in realtà nessun progresso. La chirurgia si è sviluppata, fra cui anche la chirurgia laparoscopica, eccetera, ma in realtà i risultati sono sempre gli stessi. Ecco, cioè è evidentemente una strategia perdente considerare solo la chirurgia. Oggi la terapia dei tumori è solo chirurgica, tutto il resto è ancillare, cioè è di supporto. Le chemioterapie, la radioterapia, eccetera, ma in realtà non hanno cambiato nulla, perché il 50% dei tumori solidi, dei produttori di tumori solidi che arriva nel 1970, nel 2010 esattamente la percentuale è la medesima. Quindi evidentemente non è così, quindi ecco perché si gioca la questione sullo senso del progresso e dello sviluppo. Quindi la chirurgia e la medicina si sono sviluppate, ma non hanno progredito, nel senso che bisogna evitare la malattia, non curarla, mentre si fa invece questo. Quando si parla di salute si pensa subito agli ospedali, immediatamente, come dicevo, lo stesso condizionato, no? Ma è sbagliato perché in realtà, l'ha detto, mi pare che l'abbia detto il Patrizio stesso, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che l'80% delle malattie sono evitabili con la bicicletta, con la dieta, con togliendo l'ILVA, ecco, non dico toglierla, ma comunque insomma facendo in modo che l'ILVA non sia dannosa, ecco, con per il tumore, facendo smettere di fumare, perché il fumo, altro che droga, la droga è molto meno dannosa in realtà della parte, i danni veramente gravissimi in molti giovani che produce, o l'alcol che produce, ma anche i vari cibi, se ne è parlato abbondantemente, quindi è inutile che io mi entri nel merito. Quindi evidentemente serve una strategia e serve chiarire cosa vuol dire progresso e cosa vuol dire sviluppo. Ecco, questa è la stessa cosa applicata agli uomini. Ecco, vedete un po', amianto, voi sapete che l'amianto è cancerogeno, sapete quanto ce n'è in Italia ancora di amianto, sono dati 30 milioni di tonnellate, no? L'amianto produce il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale, verso cui non è possibile attuare nessuna terapia. Quindi la terapia è la chirurgia. Sapete qual è la sopravvivenza? Zero. Ora, vi pare possibile che si debba risolvere il problema dell'asbestosi
e continuando a fare interventi. Certo, siccome non c'è altro, si opera, ma sappiamo che i risultati sono zero. Allora cosa bisogna fare? Bisogna eliminare l'amianto. Pensate che, per via delle contraddizioni, dicevo prima, la politica che non capisce, no? Nel 65 è stato stabilito scientificamente che l'amianto è cancerogeno. Nel 75, quindi 10 anni dopo, quando ancora presidente del BEN era, no, della Monte di Sonno, era Cefis, il Parlamento in piedi ha applaudito Cefis perché ha aumentato del doppio la produzione di amianto. È successo questo. Forse qualcuno è rimasto seduto e non ha applaudito, però pochi. Ecco, l'amianto è stato proibito in Italia nel 1992. Ci sono dei dati che stabiliscono che entrano milioni di tonnellate all'anno di amianto proveniente da paesi dove non è proibito. Questa è la realtà, come la questione delle armi, no? Siamo tutti contro la guerra, poi l'Italia vende le armi ad alcuni, insomma, ecco, non so entrare nel merito perché non ne so neanche molto. Guardate cosa succede, cos'è la nostra medicina in generale nel mondo. Dunque, nel mondo vi sono 300.000 farmaci, utili sono pressappoco 300. Questo cosa lascia pensare? Che evidentemente si guarda molto al PIL, non si guarda all'efficacia, non vi dico come si entra nel mercato con i farmaci, cosa molto molto superficiale. Andiamo avanti. Ecco, guardate cosa diceva niente meno nel 1700 Bernardo Ramazzini. Ecco, diceva questo, leggiamolo: si propinano lenitivi, poi eccitanti, sciroppi di cui sarebbe doveroso non conoscere l'esistenza, indipurganti, ripetuti salassi e mille altri fastidi, tutto secondo il principio, non passa giorno che non sia stata prescritta una nuova ricetta. Suonano bene i versi di Orazio, come sanguisuga che non appena afferrato qualcuno non lascia la pelle se non quando è sazia di sangue. De Morbis di Atena del 1700. Le cose, certo, non è adesso questo è chiaro, ma diciamo che è un'iperbole, però insomma è significativo perché di fatto è il consumo, i consumismi, il modo di pensare alla malattia come qualcosa di esistente, di inevitabile, i miasmi. Ecco, fino a metà 800 la malattia dipendeva dai miasmi, no, la malattia dipendeva dalla povertà, questa è la realtà. E il progresso è questo, sconfiggere la povertà. Cioè, allora era così, oggi è la povertà, è la miseria, è l'ignoranza, sono gli inquinamenti, ecco, puntare tutto sulla crescita dei consumi. Voi sentite, ci sono dei dibattiti da qualsiasi parte, sul giornale, sul giornale, bisogna rilanciare i consumi, bisogna rilanciare i consumi, ma non è che si può rilanciare i consumi, cioè se uno beve un bicchiere al giorno di vino ne deve bere due perché bisogna rilanciare i consumi. Ci sono consumi che vanno rilanciati e consumi che vanno ridotti invece, ecco, questo si dovrebbe fare. E ormai è noto che se oggi tutti noi smettessimo di fumare sigarette, noi potremmo nell'arco di 5-10 anni chiudere metà degli ospedali. Ma vi sono degli affari e questo non si può fare, ecco, quindi probabilmente questo è il motivo per cui non se ne parla. Non voglio essere così, diciamo, aggressivo verso coloro che in qualche maniera ci governano, però certamente tengono conto del fatto che certe cose non sono decisive, se no cambierebbe veramente tanto. Andiamo avanti. Ecco, allora, larga parte delle malattie cronico-degenerative, che sono le malattie che conosciamo, quelle che, con le quali ci si confronta tutti i giorni, ecco, sono evitabili. Le terapie a cosa servono? Non so, è mai guarito qualcuno da un'infezione polmonare? È mai guarito qualcuno da una cirrosi? È mai guarito qualcuno da un infarto? Certo, si sta meglio, si sta eccetera, però in realtà la guarigione sono poche le malattie che guariscono effettivamente, no? Allora qual è il valore delle terapie? Ha un carattere compensativo, correttivo e molto spesso palliativo. Ecco, la medicina moderna è una medicina che nasce, come diceva il dottor Santini, dal positivismo, ma io devo dire da un giudizio abbastanza negativo, ma non perché è negativo nel merito, ma per le conseguenze che vi sono state, perché è chiaro che la medicina ha molti meriti, no? La medicina presso a poco, attorno al 1850, è diventata una medicina anatomoclinica, cioè
si sono fatte le autopsie che prima erano negate e si è capito che quella malattia dipendeva da quella lesione. La tubercolosi, per esempio, dal tubercoloma. No? Ecco, non so, si possono fare tantissimi altri esempi. Nel momento in cui si è stabilito che la tubercolosi dipendeva e dipende dal tubercoloma, è sparito tutto quello che viene prima. No? E la malaria si è stabilito che dipende dal plasmodium malariae, no? È scomparso tutto il resto, cioè è scomparsa la povertà che in realtà induce le persone a stare lì dove c'è la malaria. La tubercolosi, non è vero che era la tubercolosi, era dei poveri, i poveri si ammalavano perché stavano in mezzo ai poveri, anche loro, perché avevano la servitù, eccetera, ma non è assolutamente vero. E pensate che si ammalava una persona su sette in Europa di tubercolosi e quasi la metà arriva, quindi una, veramente una strage, no? Una strage. Andiamo avanti. Ah, non scusi, quello di prima. Quindi la medicina, quindi il positivismo, quindi diciamo, ha verificato una scissione tra scienza e umanesimo. Quindi il positivismo ha voluto misurare tutto, assolutamente tutto. Affermava che ci sarebbe stata una crescita totale per tutti, e in realtà non è stato così, assolutamente no. Il positivismo ha prodotto la prima guerra mondiale, probabilmente, è stata quella, ha prodotto il militarismo prussiano, ha prodotto. Perché tutto deve essere razionalizzato, tutto deve essere risolto immediatamente, di corsa in qualche modo, no? Quindi tecnologia, ma la tecnologia però completamente alienata rispetto ai principi di umanità, ai principi di eguaglianza. Ecco, l'illuminismo, che era nato nella rivoluzione francese, fu tradito nel periodo positivista, fu assolutamente tradito. Quindi non c'è un progresso, quindi c'è uno sviluppo ma non c'è un progresso, c'è una tecnologia che non è in realtà al servizio del bene comune. Ecco, la medicina anatomoclinica è diventata uno strumento in realtà di potere, uno strumento del potere, perché nel momento in cui non si parla delle origini della malattia, come è successo con l'IVA, l'IVA lo dico perché è su tutti i giornali, si sa che quello che ha prodotto, ma quello che ha prodotto Sedeso, quello che ha prodotto che produce l'amianto, devo dire quante se ne vogliono. Ecco, quindi è stata legata quindi alle logiche dello sviluppo. In realtà è stata insensibile al progresso sociale. Cosa vuol dire progresso sociale? Vuol dire che il progresso sociale vuol dire uno strumento di prevenzione. Perché se i fattori, prima erano quasi esclusivamente la povertà, ma oggi è la povertà, non per niente, ci sono 500 milioni di persone che hanno la malaria in Africa, 500 milioni, una cifra, praticamente tutta l'Africa praticamente ha la malaria, che si deve beccare. Qui si è notato e si è fatto. Cosa succede? Che se la medicina non si pone a questi problemi, ella assume un ruolo di stabilizzatore sociale, cioè di conservazione in definitiva, no? E quindi tradisce quindi il giuramento ippocratico. Prego. Progresso e sviluppo, allora cosa vuol dire? Ecco, sono due termini che non sono antitetici, possono andare benissimo d'accordo, purché significhi perseguire una giustizia sociale per un bene comune. Il bene comune per il medico è la salute del malato, non la cura del malato, è la salute del malato. E quindi l'assenza, quindi il pieno benessere, quindi non solo l'assenza di malattia, ma anche il pieno benessere. Certamente non si può avere pieno benessere se si dorme sotto i ponti, quindi bisogna porsi questi problemi. Cioè, in sostanza, povertà e malattia, o comunque ambiente, cattiva informazione, puntare tutto sul PIL, ecco, è un binomio che è inscindibile. E quindi se vogliamo risolvere il problema della malattia, dobbiamo risolvere i problemi che ci sono a monte. Andiamo avanti. Ecco.
questo, leggo questo e poi praticamente ho finito. E questo direttore che ha scritto su Lancet è stato tirato molto per le orecchie dopo che ha scritto questo. Guardate cosa dice: la mortalità da colera, tifo, tubercolosi, morbillo, scarlattina, difterite è regredita prima che venissero identificati gli agenti patogeni e resi disponibili i farmaci capaci di contrastarli. La progressiva scomparsa della tubercolosi, ad esempio, è da attribuirsi per il 92% al miglioramento delle condizioni di vita e solo all'8% agli antibiotici. La crescita delle popolazioni è stata condizionata in modo decisivo dal miglioramento della nutrizione e delle condizioni igienico-ambientali, prima fra tutte l'acqua potabile, la salubrità delle abitazioni, il corretto smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Bisogna ammettere che le leggi di salute pubblica hanno fatto più che non i progressi della medicina scientifica. Andiamo avanti. Ecco, se non si persegue il bene comune attraverso il progresso sociale e lo sviluppo scientifico, tecnologico, eccetera, il problema è che si mette in dubbio il contratto sociale. Il contratto sociale che è fondamento di uguaglianza e di democrazia e diventa una vuota apparenza. Il contratto sociale significa che ognuno di noi si affida alla comunità. Ecco, se questo affidamento è tradito, è chiaro che la democrazia diventa una scatola vuota. Come si colloca la medicina in tutto questo? Io lo riassumo in poche parole, dico questo: scruta il corpo come navigatore gli astri, occupa una posizione centrale, predefinita, neutrale ed imparziale con le conseguenze che ne derivano. Purtroppo sono conseguenze tremende. Andiamo avanti. Ecco, allora in definitiva cosa deve fare la medicina? Deve parlare, deve denunciare, deve anche denunciare i propri limiti, perché ce ne sono tanti di limiti in realtà. Li deve dire, non può continuare a dire ammalatevi pure che noi vi guariremo, perché non è così, assolutamente non è così. E la politica ascolti, non so chi sia in grado di ascoltare, però credo che la strada sia questa. Andiamo avanti. Ecco, vedete, c'è un terzo elemento che è l'evoluzione. Ecco, vedete, prima 2000 prima di Cristo, ecco, la situazione era questa, 2000 dopo Cristo la situazione a proposito di obesità, quest'altro. Andiamo avanti. Ecco, questo è lo sviluppo, diciamo così, andiamo avanti. Questo è il progresso, diciamo così, quest'altro è sviluppo e progresso assieme. È interessantissima, in cui fra l'altro vedo che sono stati diventando più ricchino, perché insomma c'è la citazione finale della Ferrini, poi nel suo libro cita vicino a Zurigo un locale per uomini soli, di ricchini eccetera, insomma una volta di più moriserato, ecco, vedo che ti stai spingendo in settore così un pochino così. Bene, Andrea Buono. Bene, noi lo lasciamo andare a lavorare, fare chirurgo. Andrea Buono, che ha ricevuto nel mio mail tardi, mi ha risposto carinamente dicendo che bisogna andare a letto presto, specialmente un medico che si vuole bene, quindi è stato estremamente simpatico e carino. Ci parla un pochino del rapporto tra bicicletta, ciclabilità, piste ciclabili e cibo di astronomia e turismo. Beh, allora diciamo, Maurizio, che partirei sull'orario, visto le tue considerazioni sull'orario, da dire meglio tardi che mai. Che vale per la bicicletta, i racconti del professor Casimirri e di Claudio Santini, che hanno iniziato a fare questa attività fisica non proprio in età giovanissima, lo dimostra. Ma secondo me vale anche e soprattutto per la nostra rete ciclabile. E pensavo, meglio tardi che mai, al 2 di giugno, questa della Repubblica, quando mi trovavo a fare una delle varie scorribande che faccio con gli amici nelle piste ciclabili,
lungo la Parenzana, che credo sia uno dei percorsi più belli che ho mai fatto, ed è sintomatico di come funzionano le cose, perché la Parenzana è una pista ciclabile che attraversa tre paesi, parte dall'Italia, passa la Slovenia e arriva alla Croazia. Allora uno va in Slovenia e vede una specie di piccola Germania dove tutto è organizzato perfettamente, pista soldatissima, vecchie gallerie della vecchia ferrovia, perché è una vecchia ferrovia la Parenzana, illuminata a giorno. Arrivo in Croazia, dove praticamente hanno tolto i binari e lasciato le pietre, quindi io ho frato due volte, e la cosa più bella è che parte dall'Italia, dove la vecchia ferrovia non c'è più, è stata edificata, quindi si parte dall'Italia dove non c'è più la pista ciclabile. Questa era, diciamo, la situazione di un paese che ha perso, credo, su questo argomento 20 anni, forse 30 buoni. Credo quando avevo 22 anni, all'epoca lavoravo in Argentino, lanciai con un altro mezzo pazzo, che era un consigliere regionale, quindi tutto pazzo non era, una campagna per rendere pista ciclabile uno dei due argini del Rio Brenta, lungo la riviera del Brenta, dove all'epoca abitavo, che avrebbe probabilmente reso, costituito la più bella pista ciclabile, non dico d'Italia, ma forse anche d'Europa. Cioè, immaginate 40 km lungo un fiume tra le Ville Venete, che iniziavano praticamente dal Prato della Valle a Padova, arrivavano in laguna a Venezia attraverso questo percorso, che poi si mescolava anche in un percorso attraverso le venti fabbriche di Porto Marghera, quindi una cosa fantasmagorica. Ovviamente non passò di dove il pazzo, ma solo lui, ma anche a me. E quindi insomma fece un altro percorso in mezzo alle campagne che non fa nessuno. Questo era il concetto di turismo che c'era in Veneto all'epoca. Le cose però cambiano e lo dimostra un fatto quest'anno. Il 2015 il Giro d'Italia si aprirà in una pista ciclabile, l'area 24 a Sanremo, che è un po', se ne parla come la pista ciclabile più bella d'Europa. Questa è stata fatta lungo il mare, in realtà. Ed è un percorso straordinario, quindi sarà una tappa di apertura, sarà una cronometra squadre che apre per la prima volta in un giro che abbiamo pregato i francesi. Questo Tour de France non ha mai avuto una tappa in una pista ciclabile e sarà un veicolo secondo me straordinario di turismo che farà del bene a tutta la riviera di Ponente e che potrebbe finalmente dare via libera anche a dei progetti fatti allo stesso modo in Italia, dove non sono stati fatti fino a un paese che ha delle potenzialità incredibili proprio per quella che è la sua morfologia, e dove l'hanno fatto quelle poche regioni illuminate che l'hanno fatto, hanno avuto dei benefici straordinari, spendendo pochissimo. Si parlava prima del possibile divieto all'epoca, era negli anni 60, diceva Claudio, alla circolazione dei ciclisti perché costruivano le macchine. Ma in realtà non è stato questo, a mio avviso, quello che è successo dopo nel tempo in Italia. Non era tanto una questione di pigrizia in Italia, quanto una questione di utilizzo dei soldi pubblici. Perché se noi pensiamo, e io qui ho un articolo del Sole 24 Ore del 19 maggio 2014, in cui si parla della potenzialità di 20.000 km di piste ciclabili all'interno del circuito italiano ed europeo, che la regione simbolo del rilancio turistico attraverso la bicicletta, che è il Trentino Alto Adige, si parla in particolare qui di Trentino, ha una rete ciclabile di 400 km, il lungo Adige che poi si diversifica arrivando fino al lago di Garda, eccetera, eccetera, costata dai 20 ai 400 euro al metro, cioè nulla per quelli che pensiamo quanto costa un'autostrada, e produce ogni anno 100 milioni di euro di prodotto, con tutto il richiamo turistico che ha sia sulle strutture alberghiere sia anche sulla ristorazione. Questo è come capire come si possono spendere bene i soldi all'interno del nostro paese e quanto potrebbe dare un turismo come quello ciclistico, che secondo me è il turismo del futuro, il turismo che può dare una ricchezza diffusa, che può permettere di vedere il territorio, perché io qua sono in mezzo ai ciclisti e i ciclisti, tra le tante cose belle che hanno, è che sono i più grandi poliziotti dell'ambiente, perché pedalando si vede tutto quello che accade attorno, soprattutto le campagne. E quindi da questo punto di vista possono controllare il territorio, non è solo una questione turistica, è anche una questione di sicurezza. Dal punto di vista del turismo vero e proprio, il beneficio è straordinario perché al di là che è un bel turismo, un turismo rilassato, un turismo che non crea problemi ambientali, ma è un turismo che diffonde il denaro in maniera capillare.
Pensiamo a quanto, per esempio, se la vantaggio è proprio la Parenzana che ha fatto quest'estate. Ne ho un esempio qui, gli alberghi diffusi, tutte quelle località all'interno dell'Istria in questo caso, che dal ciclismo ricavano denaro, ricavano una politica di immagine che poi è quella di cui parlava Roberto, sulle strade dei sapori. Ma le strade dei sapori sono le piste ciclabili, sono quelle. Se non si investe nelle piste ciclabili non potranno esserci queste strade, a mio avviso. Il tutto all'interno di un progetto che è quello europeo, che anche qui parlo con dei ciclisti, parlo di Eurovelo, voi sapete di cosa sto parlando. Parlo di Eurovelo e del percorso 7. Il percorso 7, che è uno dei 18, mi pare, percorsi che dovrebbero essere completati in un tempo non ben definito peraltro dall'Unione Europea, è il percorso che collega Caponol a Malta. E adesso arriviamo alla provocazione di cui parlavi all'inizio, quella della Torrentana, perché secondo me è una provocazione importante. Allora, questo percorso, che fra l'altro fa un paio con il percorso est-ovest, da questo punto di vista con Expo 2015 c'è stato un gran rilancio anche attraverso la politica che ha fatto il Politecnico di Milano con il Politecnico di Torino sulla un percorso straordinario che è quello lungo il Po, il famoso vento, che ha dei costi minimi e che molti comuni, approfittando della situazione, hanno cominciato a rilanciare con dei benefici potenziali per ora straordinari. Il percorso, dicevo, da Capo Nord a Malta attraversa l'Italia in quella che è la ipotetica ciclopista del sole. La ciclopista del sole arriva dal Trentino, dovrebbe arrivare a Roma, sostanzialmente. Questa parte integrante, secondo Digitalia, e qui cito proprio il sito di Digitalia, il 4% della ciclopista del sole CPS è coperta da questa ciclabile. Il 26% è greenway, quindi praticamente sterrato, senza alcuna struttura. Il 70% corre su strade più o meno trafficate. Arriviamo alla nostra regione. All'interno del sito, parlando di Emilia Romagna, si legge: la variante di Modena è forse il tratto più impegnativo di tutta la ciclopista del sole, ma consente di proseguire il percorso verso Roma con la bicicletta. Bello, dicevo, perché? Poiché lungo la rotta principale che passa di Bologna, a causa del grande flusso di macchine che transita sulla Valle del Reno, si consiglia l'uso del treno da Sassuolo e Bergamo. Quindi è una bellissima pista ciclabile che voi non potete fare perché c'è la Correntana, però prendete il treno. Ora, il treno correva anche da Trieste e Parenzo, fino al 1998. È stato un treno che ha avuto poca vita, direbbe, è stato in servizio credo per 20 anni con dei problemi pazzeschi, perché c'è stata la guerra prima, poi con la guerra l'hanno ricostruito fino a un certo punto, poi a un certo punto il regime fascista, che in Italia all'epoca l'Istria fu, era italiana, decise che non voleva la pena di investirvi, e all'epoca fu abbandonato. Mi spiace dire queste cose, ma sappiamo benissimo che il futuro della Torrentana sarà lo stesso. La Porrentana non è una ferrovia sostenibile, a meno che non sia costantemente sovvenzionata, fino a quando qualcuno potrà sovvenzionarla. Ora, le politiche pubbliche italiane sono piuttosto chiare da questo punto di vista. È una ferrovia che per 5-10 anni, forse, continuerà a funzionare, dopodiché sarà abbandonata. Mi spiacerebbe che seguisse l'esempio della Porrentana, cioè che fosse edificata, perché questo era il rischio. Se non ci possessiamo di quella zona oggi e se non cominciamo a proteggerla per evitare che qualche organizzazione la sostituisca, rischiamo di trovarci senza un percorso straordinario, che è quello che collega il Nord Europa al Sud Europa, perché il percorso c'è già. E pensiamo alle potenzialità turistiche che può determinare un percorso del genere per tutta la Valle del Reno, quando gioca forza la ferrovia da Bologna a Pistoia, anzi da Bologna a Porrenta, perché da Porrenta a Pistoia dovremmo già discutere perché sostanzialmente già mezza ferma, sarà persa, non sarà più sostenibile. Allora, una delle battaglie che dobbiamo cominciare a ragionare oggi di fare è capire cosa si vuole fare in quel percorso, se si vuole abbandonare o se si vuole che diventi il punto obbligato di passaggio tra il nord e il sud Europa e quello che sarà il futuro del turismo mondiale. Parlando di turismo, e qui chiudo, lancio un'altra provocazione. Leggo notizia del 13 ottobre che finalmente
Bologna insomma ha una grossa fortuna, secondo me, ha un aeroporto che è l'aeroporto più vicino al centro storico che in Italia possa esistere, anche considerando poi il flusso turistico, nel senso che ponderare il flusso turistico rispetto alla distanza dal centro. Ed è un aeroporto dove la soluzione più naturale è quella di fare una pista ciclabile, perché daresti la possibilità a un turismo che poi è fortemente orientato verso i giovani, perché Ryanair ha una quota dominante oggi del numero di passeggeri portati a Bologna, di utilizzare la città non solo più come un sistema per andare a Firenze, perché per molti Bologna oggi, anche per chi non la conosce, perché giustamente vai a Francoforte, vai a Eindhoven, vai a Londra, non credo che vengano a Bologna perché sì, sanno dell'università, ma non è colpa loro se non sanno delle grandi ricchezze che ha Bologna. Allora probabilmente la considerano perché è vicina a Firenze, è più comoda che Pisa, che è l'alternativa, e in più gli alberghi a Bologna ne stanno molto meno, soprattutto nel weekend, ma solo nel weekend forse. E quindi diventa comoda e diventa però un'opportunità per far capire a un turismo nuovo che c'è la possibilità di girare questa città da te in bicicletta, cominciando a collegare, considerare il fatto che Bologna è anche una delle città peggio servite per gli aeroporti che si possono vedere in giro, perché l'alternativa al taxi è quel mitico autobus che costa 5,80 euro, cioè, discutiamo la tariffa peraltro e il servizio, e invece si potrebbe dare un'alternativa, cioè la bicicletta. Tra l'altro io vi lancio la sfida: nel momento in cui questa pista ciclabile, che è stata annunciata il 13 ottobre, sarà completata non so quando, secondo me uno dei più grandi business da fare a Bologna è aprire un ciclone per un po' più. Diventerà, io vi consiglio di farlo perché secondo me diventerà una miniera a Bologna. Lanciamo questo progetto, cominciamo a spingere il comune affinché queste soluzioni, il comune o la regione nel caso della ferrovia napoletana, queste soluzioni stimolino Bologna a diventare più ospitale dal punto di vista turistico. E voi che siete in Montesole Verde siete probabilmente al di là del, diciamo, dell'orientamento personale al ciclismo, potete essere anche un veicolo molto forte di incentivo al cicloturismo, ma bisogna cominciare a ragionare in questi termini, anche perché di tempi, di tempo ne abbiamo perso tanto. Allora, meglio tardi che mai, ma cerchiamo che non sia troppo tardi. Grazie. Sospetto, ma con, insomma, con un minimo di attenzione. Allora bisogna che prima il Siotto, che ha questa sua storia di antropologa e di cuoca del mondo vegetariano, risponda alla mia domanda, e cioè che se io mangio i radici, che se io mangio le carote, se io mangio queste cose, come lo metto col mondo? Io ho il programma a giugno di andare a fare delle esplorazioni ciclistiche che molti altri di voi avranno già fatto presumibilmente, quindi le cime, quelle che contano insomma delle torri. Come lo vediamo? Si può fare o non si può fare? Magari solo con le carote forse no. Io ci metterei anche dei cereali, dei legumi, completerei quel piatto, ma se consideriamo la grandissima varietà che tutto quello che è il mondo vegetale ci offre come cibo, penso che ci ha per fare, insomma. Soprattutto perché parliamo non di una scoperta di oggi, cioè non parliamo di, appunto, di una tendenza che oggi forse è abbastanza la moda, ma non è solo una moda, ma parliamo proprio di una storia, cioè possiamo riferirci al passato per avere questa certezza, no? Che è possibile praticare il ciclismo, ma qualsiasi altra attività fisica che comporta resistenza, anche nutrendosi principalmente con alimenti a base vegetale, quello che facevano
i greci, perché hanno fatto anche i romani, perché partivano, prima di partire si nutrivano di farro, che era un cereale che dava molta resistenza, molta forza. E quindi parliamo di civiltà che si sono proprio basate, che si fonda qui la nostra cultura, che si sono basate proprio sulla, non tanto sull'allevamento per svilupparsi, ma proprio sulle coltivazioni di cereali, su civiltà che si basano sull'orzo, sul grano, e quindi forse, siccome non è anche un po' tarda, mi collego un po' all'inizio di questa storia, che è appunto quella che ci ha un po' raccontato il signor Cinti, appunto dell'anima di questa associazione Montessori, no? Perché il consumo di carne e di cibi animali, così come lo conosciamo oggi, ha praticamente ad una dimensione quotidiana, anche di due volte al giorno, è un'abitudine forse abbastanza recente e riguarda un po' questa storia che ci accompagna dagli anni 50, dal dopoguerra. Quindi con il benessere che è derivato dal dopoguerra, perché prima l'alimentazione più diffusa era quella a base di cereali e legumi, e la carne si mangiava eventualmente una volta alla settimana, no? Sì. Mentre oggi è impensabile fare un solo giorno di alimentazione solo vegetale, come si sta proponendo a livello europeo per bilanciare un po' quelli che sono i consumi e i problemi che anche la FAO sta denunciando delle difficoltà che avremo in termini anche di sostenibilità dell'ambiente, di sostenere uno sviluppo a livello mondiale appunto si basi sul tipo di alimentazione come quella che è più diffusa nel nostro mondo occidentale, sviluppato, del benessere. Non so se forse ho fatto un po' di confusione, mi sono mettendo insieme molte cose, ma cercando di fare un po' di sintesi, perché appunto è nata l'ora, ma anche. Vorrei sentire ovviamente se c'è qualcuno adesso, ovviamente io se volete vi potrei tenere qui fino alle 4 di notte per le domande che potrei avere, però credo che non sia assolutamente il caso. Invece è assolutamente il caso di chiedere se qualcuno ha interesse, poi o argomenti per interloquire con queste figure così importanti e così prestigiose. Quindi mi rivolgo a voi, ma mi rendo conto che forse la serata l'orario per queste cose che è indicato, sono venuti 15 centimetri di neve. Una domanda, volevo fare una domanda. Volevo chiedere appunto a proposito dell'argomento della povertà sull'utilizzo appunto del treno per i prossimi anni. Su quali dati lei ci può appunto dare conferma di questa tendenza che si avrà appunto sulla dismissione probabile del tracciato ferroviario? Perché abbiamo fatto proprio recentemente un sopralluogo sulla Valle del Reno per rendersi conto di quali sono le difficoltà attuali e capire quali sono i passaggi possibili e i finanziamenti che si possono attualmente richiedere per sistemare almeno i tratti di viabilità minore. Thank you.
sostanzialmente non parliamo con un esperto del traffico ferroviario, quindi potrei tranquillamente sbagliarmi nell'affermare questo. Resta il fatto che la tendenza in questo momento da parte dell'allenamento ferroviario è questa, cioè è quella di tagliare i rami secchi e di mantenere solo i rami che sono altamente produttivi. Quindi se posso pensare da osservatore esterno a un futuro per quanto riguarda la ferrovia italiana, non lo immagino certamente su quella direttrice, lo immagino sulle grandi direttrici. Dopodiché, se ci sarà la volontà politica di sostenere gli investimenti in queste aree, ben vengano, mi sembra questo l'orientamento, cioè a meno che non ci sia un cambiamento di politica in Italia che comporterà di sostenere le cosiddette reti minori, mi aspetto un futuro della proprietà, diversamente no, questo è il punto. Poi non entro nel merito dei costi perché non li compenso. Vorrei ricordare a Doriano che negli anni passati facemmo anche un corso di comportamento ciclistico. Non parliamo sempre bene dei ciclisti, se voi vedeste che cosa sono capaci di fare i ciclisti, sono cose inaudite. Io ho cercato anche un giorno, avendolo incontrato in una, di parlare con il sindaco, il quale mi ha risposto con uno di quei sì che equivalgono a non me ne frega un cazzo. Ma se noi bisogna assolutamente diffondere una conoscenza delle regole civili di circolazione delle biciclette, perché oggi si stanno verificando delle condizioni in cui sta nascendo un odio di alcune persone nei confronti dei ciclisti, proprio per il loro comportamento. Quindi io mi ricordo che è stato fatto, ti ricordi mi ricordo la ragazza per la provincia, ma bisognerebbe, non dico mettere una patente per la bicicletta, ma quasi, perché se no ci diamo la zappa sui piedi. Se non ci sono altri interventi, mi sento di essere, intanto mi dovete dire un ricordo totale su questo, io ho pagato un prezzo personale tipo Nemesi, un giorno mi sono infilato sotto il portico di via del Pratello davanti a un biciclettaio un pochino bagnato, ho fatto una bellissima scivolata, mi sono fatto male un polso, tutti mi hanno giustamente augurato che mi fossi fatto male molto di più, sono andato via con grande vergogna, andandomi del coglione, ecco, vado in bicicletta, me la tiro, me la giro, eccetera, e poi vado sotto il portico, quindi questo è veramente fondamentale, perché non possiamo essere sempre dei lamentosi verso gli automobilisti, poi casomai siamo i primi a fare gesti assolutamente incivili. Non so che posso dirvi, se non ci sono altri interventi, credo che sia un orario equilibrato, non dice me, non possiamo che ringraziare le persone illustrissime, facciamo delle cose molto interessanti su questi nostri argomenti. Il sole comincia la sua stagione, tutte le domeniche c'è qualcosa da fare, ce n'è per tutti, giri piccoli, giri grandi, giri neri, giri per ciclisti tosti, giri per ciclisti all'inizio. Grazie a tutti, buonasera.